Bentrovati alla visione di questo Vivi Città speciale. Vivi Città è la nostra casa, l'abbiamo intitolato in questa maniera. Oggi è domenica 19 aprile e in tutta Italia si sarebbe dovuta tenere Vivi Città. Come sappiamo, le ordinanze, le disposizioni del governo e delle autorità sanitarie locali dispongono in maniera diversa. Tutti nelle nostre case. Questo è stato il messaggio che la WISP sta lanciando. È il messaggio che la WISP sta lanciando da parecchi giorni, rimanete nelle vostre case. WISP ha lanciato la campagna, la palestra è la nostra casa e stanno arrivando decine, direi centinaia di tutorial da tutta Italia di insegnanti WISP, tutorial gratuiti che garantiscono il diritto allo sport a tutti e sono tutorial di qualità. Su questa scia WISP ha iniziato una serie di interviste con giornalisti e scrittori, perché è importante parlare, approfondire, raccontare di sport. E su questa scia oggi faremo questa diretta nelle case di persone protagoniste di Vivi Città, ospiti, atleti e giornalisti che dalla propria casa ci faranno rivivere le emozioni di Vivi Città. Ma andiamo con le presentazioni. Velocemente, Elena Fiorani, sono già le 9:27. In particolare avremo un collegamento da Brescia, Elena Fiorani che si alternerà con me alla conduzione. Io sono Ivano Maiorella della redazione nazionale WISP. Elena. Ciao Ivano, buongiorno, buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo. Questa diretta parte adesso, andrà in diretta sulla pagina Facebook WISP Nazionale per circa un'ora e mezza con tanti ospiti che si alterneranno qui con noi. Sarà una mattinata lunga, comunque speriamo molto divertente, anche emozionante, perché comunque in questa occasione rivivremo un po' questi 36 anni, 37 anni di Vivi Città, dato che non possiamo correre per le strade, diciamo almeno ricorderemo e rivivremo le tante emozioni, le tante occasioni speciali anche di tutti questi anni di Vivi Città, perché ogni Vivi Città comunque rappresenta un momento speciale, rappresenta l'attenzione su temi che all'UISP sono molto cari, quindi a partire da diritti, ambiente e solidarietà, che sono comunque le nostre parole d'ordine, avremo l'occasione un po' per rivivere e riparlare di tutte queste giornate che abbiamo vissuto insieme. Tutti noi abbiamo una maglietta di Vivi Città con cui vivremo questa giornata, per esempio, non so se si vede, ho quella dei 30 anni di Vivi Città, e da tutte le città che parteciperanno con noi vedremo sicuramente dei ricordi e delle esperienze che ci hanno accompagnato per questi 36 anni. Allora, Elena Fiorani, intanto ringraziamo Francesca Spanò che ci sta seguendo alla regia, ringraziamo anche per la collaborazione Marco Careri e nel frattempo proviamo un attimo a raccontare quello che succederà durante la giornata, Elena Fiorani. Sì, come dicevamo, appunto abbiamo una lunga diretta con tanti circa 30 collegamenti che terremo in piedi con varie... Ti stanno chiamando, dicono che non rispondi. E ospiti, atleti, insomma persone di tantissimi, provenienti da tantissimi mondi diversi, che negli anni sono entrati in contatto con Vivi Città, con WISP, hanno diciamo vissuto, hanno amato questa manifestazione e quindi... diciamo approfittano di questo strano anno, di questa strana edizione della manifestazione nazionale WISP per stare insieme in un altro modo. Siamo abituati a vivere questa giornata tutti insieme o in strada dove si svolgono le corse. Noi del WISP nazionale la viviamo solitamente tutti insieme nella sede di Roma, seguendo le varie corse sparse su tutto il territorio, raccogliendo i risultati, raccogliendo anche insomma storie ed eventi particolari che arrivano dalle varie città. Oggi la vivremo invece tutti insieme, ognuno da casa propria. È un modo alternativo, ma che ci permette comunque di sentirci uniti anche in questo periodo in cui purtroppo siamo costretti a stare ognuno a casa propria e quindi distanti. Però l'UISP, appunto, come dicevi tu, con la palestra nostra casa, ha già iniziato questo percorso di avvicinamento tramite almeno i mezzi tecnologici che ci supportano e li sfruttiamo anche in questa occasione per costruire questo filo che ci lega lungo tutto il paese e in questa giornata per noi sicuramente speciale. Ancora qualche attimo per perfezionare la partenza, ne approfittiamo per ringraziare le tante persone, i tanti giovani che ci stanno aiutando per questa piccola grande impresa, Vivi Città virtuale.
E ringraziamo intanto Laila Musa, che insieme a Massimo Tossini sta gestendo l'ufficio nazionale WISP delle grandi manifestazioni, e lei che sta facendo le telefonate e funziona un po' da regista, e insieme a Francesca Spanò. E poi ringraziamo anche i ragazzi in servizio civile alla WISP nazionale che ci stanno aiutando. Ma mi dicono che siamo pronti per il via. Allora, siamo pronti, sono le 9.30, quindi noi intanto diamo il via a questa manifestazione, a questa edizione speciale di Vivi Città. Quindi iniziamo, eccolo, vediamo se riusciamo intanto a salutare i nostri primi ospiti prima di dare il via. Sono qui in collegamento con noi Filippo Corsini di Radio 1, vediamo se ci sente, se è già con noi. Filippo, ci senti? Ok, sta per entrare, sta ultimando le operazioni di collegamento. Insieme a lui, primo ospite di questa giornata, sarà Vincenzo Manco, che forse già ci sente. Vincenzo? Sì, buongiorno. Buongiorno Elena, buongiorno a voi. Benvenuto, eccoci qui. Ciao, mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Vediamo se Filippo Corsini intanto ha ultimato le procedure di connessione. Sì, senti Filippo? Le ultimate, adesso però mi siete spariti, aspetta. Noi ti vediamo e ti sentiamo, quindi andiamo avanti così, nel frattempo tu completa l'operazione. Dato che sono già le 9.32, direi che intanto lanciamo Vivi Città, quindi Vivi Città via, ufficialmente siamo partiti, e quindi passo subito la parola al Presidente per parlarci di questa giornata. Sì, grazie Elena, saluto Filippo e lo ringrazio per partecipare a questa maratona virtuale del Vivi Città 2020. Beh, noi avevamo comunque messo in calendario la nostra manifestazione, la nostra iniziativa storica che richiama, diciamo, fin dal 1984 un'idea completamente nuova di pratica sportiva, rendendola più popolare, e soprattutto credo che il messaggio, ecco, di quest'anno sia esattamente questo, ovvero riprendere lo spirito del Vivi Città di quegli anni, da quando abbiamo cominciato, cioè mettere insieme in un'idea unitaria il paese, facendoli partire in contemporanea, in modo simultaneo, tutti i partecipanti alla nostra corsa, sia competitiva che non competitiva, unendo idealmente appunto il paese e smontando quelli che erano i canoni classici di una gara podistica, di una gara competitiva. Quindi far correre in tante città diverse in Italia, e poi via via anche internazionalizzando la stessa manifestazione in tante città all'estero, con un pensiero chiaro, una idea di città più sostenibile, un'idea di benessere, di qualità della vita a misura delle persone, e nell'internazionalizzazione quindi un messaggio di solidarietà e di pace. Questo e dal 1983, prologo che si tenne a Perugia, e il Vivi Città. Quest'anno lo vogliamo appunto ripetere, mantenendo unita l'Italia, mantenendo unito il nostro paese in questo abbraccio virtuale, in questa corsa virtuale che faremo oggi. Perfetto, grazie Vincenzo. E in questo, da 37 anni, diciamo, partner sempre presente di questa iniziativa è stata Radio 1 Rai. Infatti qui con noi in apertura abbiamo proprio Filippo Corsini. Che ora, guarda Filippo, se puoi abbassare un pochino la telecamera ti vediamo meglio, altrimenti ecco, io però non vi vedo, se voi basta, se mi vedete voi va bene così. Sì, ok, quindi partner dall'inizio di questa avventura, come la vivi oggi da casa? Devo dire che questa è una novità davvero insolita. Purtroppo non possiamo essere vicini, non possiamo essere a contatto, ma siamo, diciamo così, spiritualmente vicini. Devo dire, ormai non ci si stupisce più di nulla, doveva capitare anche questa. Avevamo già organizzato tutto anche per questa nuova edizione intitolata Gianni Rodari, avevamo anche trovato la scuola per la conferenza stampa, la scuola del Trullo. Devo dire che è arrivato questo maledetto virus che ci ha un po' scombussolato i piani, però l'importante è continuare almeno con la parola o con le immagini ad andare avanti,
e contiamo di fare le cose per bene, come si deve, nel segno della tradizione, l'anno prossimo. Sì, infatti, mentre Vincenzo parlava, sono andate a stare trasmesse anche alcune immagini di una partenza di Vivi Città, per dare almeno l'idea di quali emozioni si provano in questo momento. Rai Radio 1 ha sempre dato il via, un momento comunque che univa tutta l'Italia e unirà di nuovo tutta l'Italia al più presto, speriamo. Il primo fu Sandro Ciotti, se non ricordo male, l'iniziativa di Massimo De Luca, che tra poco sentirete, che era allora caporedattore di Radio 1 Sport, e da quel lontano 1984, come voi ben sapete, tutti gli anni Radio 1 Sport ha dato il via, ha segnato insomma l'inizio di questa entusiasmante manifestazione così trasversale che attraversa tutte le parti del mondo. L'anno scorso riuscimmo a trasmettere la gara integralmente per la prima volta, credo, grazie alla nascita del nostro canale digitale Radio 1 Sport, dove seguimmo interamente la corsa, e contiamo di farlo, appunto, ripeto, anche nella prossima edizione. Perfetto, grazie mille Filippo, grazie per aver partecipato a questa edizione virtuale speciale di Vivi Città, e speriamo di vederci presto da vicino. Speriamo di riabbracciarci e di darci la mano, dai. Grazie Filippo. Ciao, buona domenica a tutti. Grazie. Ciao. Vincenzo, ora noi proseguiamo con la nostra staffetta, salutiamo anche te, ma comunque ci rivedremo poi più avanti nel corso della mattinata per i saluti, quindi grazie e a dopo. Buona maratona e un abbraccio. Grazie, grazie mille. Arrivederci Presidente. Arrivederci, ciao, grazie. I collegamenti ora vanno avanti, a breve cominciamo ad allungarci sulla penisola, e avremo nuovi ospiti che ci racconteranno questa versione speciale di Vivi Città che mettiamo in piedi per questa occasione. Sarà una versione ovviamente diversa. Ora ci racconta Ivano Magliarello, appena riprende il collegamento, ci descriverà questa innovazione, questo tentativo di vivere comunque lo spirito della gara, che ci racconta, che ci parlerà di 36 anni di storia dell'UISP. Ivano? Eccoci Elena, perdonami se non sono così tempestivo, ma nel frattempo ho sentito altri ospiti, ma non voglio svelare un po' la regia di questa mattinata, che mi chiamavano per avere informazioni. Avremo molti ospiti, molti amici, molti volti noti che ringraziamo tutti, come ringraziamo Rai Sport che ci ha ospitato e ci sta ospitando sulla home page del suo sito. Ringraziamo Rai News 24 perché alle 10.30 si collegherà in diretta con noi, con il presidente dell'UISP Vincenzo Manco, e ringraziamo i partner storici che sono Radio 1 Rai e Corriere dello Sport. Ma vedo le immagini in diretta con Viviana, Chiara e Camilla. Chiara e Camilla sono le figliole di Viviana, lo diciamo perché siamo in diretta e sappiamo di l'attenzione che serve per i minori. Viviana è la mamma, ben contenta di dare una mano a questa diretta, e ci colleghiamo, siamo collegati con Paratico, che è tra Brescia e Bergamo. Non è così, Viviana? Buongiorno a te. Ciao Ivano, buona giornata. Allora, vi stiamo seguendo da Paratico, che è esattamente in provincia di Brescia, e a cavallo, siamo molto vicini a Bergamo. Siamo state tra le prime zone rosse e qua il lockdown è partito ancora a marzo, circa il 23 di marzo. Mi sentite? Aiuto, cambio, aspetta. Ti sentiamo, siete bellissimi. Vogliamo far vedere questa partenza? Abbiamo organizzato un pubblicità così fantasia, come abbiamo costruito con te, Chiara e Camilla, e facci vedere 2020, anche un po' i disegni che avete realizzato in questo cortile. Abbiamo già anche un pubblico pronto da stamattina che sta assistendo al nostro Vivi Città. Guardiamo, si riesce lo vedete? E qui c'è la partenza, esattamente sotto di me la partenza, un piccolo percorso da fare con i 72 partecipanti. Guardiamo se riesco a girare la telecamera. Allora. Ferma. Ecco, qui c'è la partenza. Un piccolo tour
attorno all'arcobaleno con 32 atlete femmine e 32 atleti maschi che abbiamo scrupolosamente accartocciato a forma di pallina alla partenza. Ci avvarremo di un mestolo, fate vedere, per spingere le palline azzurre, che sono i concorrenti vincitori delle edizioni del nostro Vivi Città, e le 32 concorrenti femmina, sempre le vincitrici delle ultime edizioni della Vivi Città. Questo è il percorso. E quando ci date il via, noi possiamo partire con la gara. Direi di partire, Viviana, Pronte, e facci vedere questa partenza e poi torneremo a collegarci con voi nel momento dell'arrivo attorno alle 10.30. Grazie Viviana, WISP Brescia. Grazie Chiara e Camilla. Andiamo con questo 3, via. 2, 1, via! Allora Camilla, ecco, sono partite le palline, vi lasciamo alle Vivi Città nel cortile di casa di Viviana del WISP Brescia. Viviana, cerchiamo di prenderla anche con un po' di leggerezza, perché sappiamo la situazione quella che è. Speriamo anche che le tue bambine così si divertano un po' stamattina. E noi Viviana, oggi ci divertiamo così, sì, grazie a voi, e intanto buona giornata, più tardi. Grazie, ci collegheremo più tardi con te Viviana. Ciao, grazie. Chiedo ciao a Elena Fiorani se può rientrare un attimo in video. Intanto stiamo chiamando il presidente della WISP di Brescia, Ivano Baldi. Buongiorno Ivano Baldi, spero che riusciremo a far sentire la tua voce. Buongiorno Ivano Baldi. Buongiorno Ivano Maiorella. Ecco, due Ivano. Allora, Ivano Baldi, tu ci stai parlando dalla tua casa di Brescia. Tu sei il presidente della WISP e diciamo anche sei un dirigente storico di questa associazione. Ne hai viste tante. La WISP, ecco, la WISP non si è mai tirata indietro, soprattutto la WISP del territorio, Ivano Baldi. Ecco, in questi giorni che cosa succede nel comitato WISP di Brescia, e penso che puoi parlare a nome anche di tutta la Lombardia, Ivano. Sì, ovviamente i comitati sono chiusi, a livello lombardo si stanno facendo alcune riunioni di tipo telematico e sta ragionando su come prepararci per la ripartenza. Ovviamente sono chiusi tutte le nostre attività, sia quelle strutturate dal calcio alla pallavolo, sia tutte quelle che riguardano le altre discipline, sono ovviamente ferme, bloccate, a partire dalla canoa per arrivare al fondismo, al trail, eccetera, è tutto saltato. È chiaro che questa cosa in piena primavera ci sta creando grossi problemi anche di rapporto con la società. Noi però cerchiamo di scrivere alla società, i nostri social sono a loro disposizione, e ogni tanto ci arrivano contributi e cose anche molto interessanti, insomma, non belle come quelle di questa mattina, che stai facendo vedere da paratico. È veramente una bella idea, le bambine sono deliziose, e è un bel modo per capire che cos'è Vivi Città. Io, come dicevi prima, sono storico, nel senso che mi ricordo bene le primissime edizioni. Per noi a Brescia sono state la prosecuzione di quello che chiamavamo Corri per la Salute, che a Roma si chiamava Corri per il Verde, quindi manifestazioni politiche a partire dalla metà degli anni 70. Ma Vivi Città è stato un momento molto importante per i comitati, anche in Lombardia, perché hanno fatto vedere fisicamente l'UISP in giro per le piazze della città. Grazie Ivano Baldi, vorrei dire che belli siete voi, la WISP Brescia, questo volto bello dello sport sociale per tutti che la WISP porta in giro da 70 anni. Per chiudere questo collegamento, se
voglio fare ancora due brevissime notazioni. La prima è che Vivicità l'abbiamo portata anche in Bosnia per molti anni insieme al Comitato di Cremona, e abbiamo organizzato Vivicità da Vidovice, che è una cittadina a una quarantina di chilometri da Sarajevo. E l'altra questione è, lasciami, non faccio nomi ovviamente, ma in queste settimane abbiamo perso alcuni dirigenti dei comitati, a partire da Michele Manno, presidente di Milano, e anche a Brescia abbiamo avuto qualche perdita grave. Permettimi di ricordarli. Hai fatto grazie bene, hai fatto bene a ricordarli tutti, a cominciare da Michele Manno. In questo momento direi che queste immagini che vediamo dalle vostre terre possiamo dedicarle proprio al ricordo di Michele, e questo è il modo migliore per farlo. Grazie Ivano Baldi, arrivederci, continuate così. Grazie, buona giornata. Proseguiamo con altri collegamenti, e ci scuserete se non siamo perfettissimi dal punto di vista tecnico, ma vi assicuriamo, ce la stiamo mettendo tutta. Allora, io so che sono in attesa altri ospiti, nel momento in cui li vedrò o qualcuno mi dà il via dalla chat che abbiamo messo in piedi per gestire questa diretta, io mi attivo. Scuserete. A questo punto, dal punto di vista tecnico, ma vi assicuro. Eccoci, vedo il presidente della WISP di Matera, Ciccio Grieco. Francesco Grieco, buongiorno Francesco. Buongiorno. Cambio nome che... Allora, il nord più colpito dalla crisi coronavirus, abbiamo appena completato il collegamento di Brescia, ma è stato un collegamento importante che ha dato un viatico di speranza, di ripartenza. Certo. Il nord abbraccia il sud, Michele Grieco, anche Matera questa mattina sarebbe stata al via di Vivicità, ma è al via... Siamo già partiti in realtà, siamo già partiti da 17 minuti, abbiamo visto la partenza fantastica sul terrazzo con le bambine, con questi ragazzi virtuali. E intanto buongiorno dal Comitato WISP di Matera, e un caro saluto anche da parte del Presidente regionale della Basilicata, Michele Di Gioia, che vi abbraccia tutti. E niente, qui eravamo tutti pronti via. Come vedete, non indosso la maglietta della Vivicità, ma indosso la maglietta che abbiamo utilizzato per il nostro progetto, che è Punta di Diamante, che abbiamo fatto nel 2019, Open Playful Space. Come sapete, Matera è uscita da poco come capitale europea della cultura, quindi eravamo, diciamo, lanciatissimi per questo 2020. Però siamo virtualmente lanciati anche per il fine 2020 e inizio 2021, quindi siamo già tutti pronti per rimandare queste attività, Vivicità, Bici in Città, Summer Basket e altre attività, Pedibus e quant'altro, insomma, tanta roba. Allora, ci hai parlato del progetto, Grieco, del progetto, conosciamo bene, siamo venuti spesso a Matera, abbiamo visto che siete riusciti a rigenerare molti spazi di questa città alla quale tutti vogliamo bene. Ecco, per chiudere questo collegamento da Matera, Francesco Grieco, qual è il futuro di questo progetto? Perché spesso i progetti poi vengono messi in piedi e lasciati lì. Noi sappiamo che voi avete fatto rinascere una scuola, addirittura una scuola elementare, la Piazza del Mercato. Ecco, che cosa succederà in futuro? In futuro avevamo già in programma la rigenerazione di un altro spazio scolastico, che era un altro campo di basket. Noi avevamo già rigenerato un'area della città, della Matera Nord, che è Piazza degli Olmi, rigenerando l'area che era una zona grigia sostanzialmente,
e concludendo poi il progetto con una bellissima rigenerazione di un campo di basket, diciamo reso in maniera artistica con geometria e colori assolutamente vivaci, bellissime, cosa che è stata criticata inizialmente ma poi è stata assolutamente accettata e ben voluta anche dall'amministrazione, che ci ha dato una pacca sulla spalla. Progetti per il futuro sono, il progetto non si ferma, nel senso che avremmo dovuto in quest'anno concludere un'altra superficie di basket, ma ovviamente per ovvi motivi siamo fermi, ma ovviamente pronti via. Nel momento in cui questa situazione si terminerà, saremo pronti per chiudere quest'altra cosa. Poi vediamo, insomma, perché ieri ci siamo riuniti anche per individuare nuove zone da rigenerare, e ce ne sono tante sulla zona di Matera, ma anche nella zona del territorio della Basilicata, entroterra assolutamente da rigenerare, e quindi questo è il nostro progetto pronti via, siamo qui. Grazie a Francesco Grieco e a tutta l'allegrissima banda dell'UISP Matera e dell'UISP Basilicata. Ciao Ciccio. Ciao, grazie, buona giornata. Rimaniamo al sud perché vedete inquadrato un amico, uno di quegli amici che sono un po' animatori dello sport nelle strade di tutta Italia, con loro nome, con loro impegno, un grande atleta, Giacomo Leone. Giacomo, buongiorno. Leone, in questo momento, ecco, ti vediamo, grazie a Francesca Spanò, preziosissima nella regia. Buongiorno Giacomo Leone. Buongiorno a tutti. Allora, tu sappiamo che sei stato un grande atleta italiano, un azzurro di atletica, e hai animato per molte stagioni il Vivi Città, soprattutto a Bari, se non ricordo male. Vivi Città, lo abbiamo detto molte volte, è sport per tutti. Sport per tutti significa sport per chi ne fa poco durante la settimana, ma indossa, ecco, una di queste magliette simili a quella che ho io, che cerchiamo un po' di ricordare delle passate edizioni, ma anche chi indossa la maglia azzurra, come hai fatto te, e decide da campione di partecipare a Vivi Città. Ecco, ci puoi raccontare un po' la tua esperienza di campione d'atletica che si cimenta in una corsa della UISP, dello sport per tutti? Guarda, io posso dire innanzitutto un piccolo aneddoto. È grazie al Vivi Città che forse ho iniziato a muovere i primi passi in questo mondo fantastico dell'atletica leggera, perché si disputava il Vivi Città di Taranto ed ero piccolo, 12-13 anni, mi ricordo, e c'erano due competizioni, no? C'era la classica 12 km aperta agli agonisti e la 4 km aperta alle famiglie e ai ragazzini. Io la presi sul serio la 4 km e riuscì pure a vincerla la 4 km, c'era un premio simbolico, la medaglietta per tutti, però già da quello i primi spazi, le mie prime percorsi con la Vivi Città e quindi con la WISP si iniziarono a prendere corpo. Dopodiché, dopo la grande vittoria di New York, della Maratona New York del 96, ho disputato varie Vivi Città a Bari. Bari è sempre stata la città più partecipata di tutte le città in giro per l'Italia, e l'ho vinta per 3 anni consecutivi, se ricordo bene, su un percorso bellissimo che abbracciava tutta la città. Si partiva e si partirà sicuramente in futuro da Largo 2 Giugno, per poi andare verso il centro storico e ritornare lì a Largo 2 Giugno. Vivi Città che è parte integrante del tessuto barese, cioè Vivi Città è un punto principale, è la manifestazione principale di Bari, perché negli anni si sono succeduti tanti esperimenti di creare maratone o mezze maratone, ahimè con purtroppo non lusinghieri risultati. Invece la Vivi Città è un punto centrale, focale della città della corsa. Voglio aggiungere una cosa, l'ho sempre detto anche nelle varie conferenze stampa di presentazione dell'evento barese: perché Vivi Città riesce ad essere così importante per il tessuto sociale? Perché è una delle poche realtà che destina fondi raccolti per la solidarietà, per sviluppo di progetti sociali che aiutano il tessuto sociale locale barese a crescere e magari a migliorare.
Ecco, Giacomo Leone, spero che mi sentiate. Ho tolto momentaneamente le cuffiette, mi scuserà Francesca Spanò, ma non riuscivo a sentire quello che diceva Giacomo Leone. E invece si è trattato di un racconto emozionante. Giacomo Leone, ma tra voi atleti di livello, che cosa si diceva in quegli anni in cui Vivicittà cresceva in maniera inarrestabile e continuava a crescere? Che cosa significava per un atleta importante come te e così partecipare a Vivicittà? Che cosa si diceva tra gli atleti di punta dell'Atletica Azzurra? Ecco, come veniva considerata e viene considerata Vivicittà? Allora, era un punto d'inizio della stagione estiva, uscivamo dalle campestri, le ultime si facevano i primi di marzo, e quindi Vivicittà, con la corsa, la prima gara su strada che disputavamo, era un punto importante di confronto, perché soprattutto con la genialità di studiare i tempi compensati, quindi ogni percorso veniva classificato in base alle difficoltà, alle pendenze e alla linearità del stesso percorso, c'è la possibilità di confrontarsi con tutta Italia. La cosa bella, l'idea geniale del Vivicittà, oltre a partire tutti insieme non col classico colpo di pistola ma con la diretta Rai, era che io da Bari potevo confrontarmi con il mio collega avversario in quel momento, che si trovava a Bologna, che si trovava a Roma, e quindi alla fine, credimi, c'erano le telefonate subito dopo per confrontarci, per capire chi era stato più bravo e aveva battuto gli altri. Quindi non gareggiavi solo per vincere quella tappa, ma gareggiavi anche per battere tutto il resto d'Italia. È stata un'idea veramente geniale. E noi ti ringraziamo per queste parole, Giacomo Leone, e ti lasciamo alle tue occupazioni. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. E rientriamo in studio. Chiedo a Elena Fiorani di avvicendarsi con me, perché stiamo per tornare di nuovo al nord e stiamo per collegarci anche con altri amici atleti, amici giornalisti, per questa diretta da Vivicittà di questa mattina. Vedo Valerio Piccioni, che saluto e ringrazio. Buongiorno Valerio. Buongiorno Ivano, buongiorno a tutti. Vedo che hai una maglia sportiva anche te. Sì, una delle ultime edizioni del Vivicittà, visto il tema, visto la giornata, visto questo bellissimo momento che si cerca di passare insieme, pure in una situazione, in un'epoca decisamente drammatica, per non dire tragica. Esatto. Allora. Grazie Valerio, benvenuto. Insieme a te abbiamo in collegamento da Venezia, un dirigente dell'ISP Venezia, Paolo Peratoner, ben arrivato. Forse non ci sente. Valerio, tu hai seguito Vivicittà, diciamo, da sempre, sei un amico di questa manifestazione, la conosci profondamente, e tra le varie esperienze che hai fatto sei anche andato con Vivicittà in un paese che stava quasi per uscire da un momento molto drammatico della sua storia. Ci vuoi raccontare questa esperienza? Sì, intanto è aprile, e in effetti era aprile quando andammo a Sarajevo, o meglio, anche quando tentammo di andare a Sarajevo. La guerra stava finendo, ma non era ancora finita, e partimmo con un aereo militare, c'erano Gabriella Stramaccioni, Alessio Faustini, altri atleti, e su questo C-130 dell'aeronautica militare, a un certo punto, a metà del viaggio, sentimmo che c'era qualcosa che non andava, e semplicemente che era stato consigliato e suggerito di non atterrare, perché in quel momento c'erano dei problemi, visto che c'erano ancora dei momenti, dei residuati, come dire, di una guerra che non voleva finire. Quindi quell'anno, nel 1995, Vivicittà si svolse in una maniera dolce, tenerissima, ma senza di noi, nei sotterranei del Palazzo dello Sport di Scanderia, uno dei palazzi mito della pallacanestro. Ci mandarono tantissime fotografie, ci sentirono, ci abbracciarono, diciamo, virtualmente da lontano, come noi siamo costretti a fare in qualche modo anche in questi giorni e queste settimane, e Vivicittà piantò, diciamo, come dire, la sua bandiera nel 95, e poi nel 96 invece riuscimmo finalmente ad atterrare. Fu una giornata intensa, bellissima, storica. Ci svegliammo sotto la neve, e poi questa neve però a un certo punto diventò sole,
un grandissimo sole che ci permise di gareggiare in serenità. Io credo di non essere andato mai così veloce in vita mia come quel giorno a Sarajevo. C'era evidentemente una forza davanti al centro di Sarajevo, davanti a questo punto che si chiama il fuoco della libertà, e fummo trascinati da questa ondata, una giornata irripetibile che poi si concluse a casa di una nostra amica Senka, dove la mamma, che adesso non c'è più, ci fece uno splendido pane bosniaco. E credo che quella sia veramente una delle giornate che rimane, ma io penso nella storia, nella mia storia sicuramente, ma anche un po' nella storia dell'atletica e dell'UISP, perché si trattò veramente di un tuffo al cuore. Gareggiammo in quei 12 chilometri proprio vicinissimo al ponte dove era stata uccisa la prima, il 6 aprile del 1992, la prima vittima dell'assedio di Sarajevo, che era una giocatrice di pallavolo, e da allora cominciò una lunga storia. Ci vollero 4 anni per uscirne. Oggi sono situazioni diverse, naturalmente le parole non vanno confuse, però sentiamo questo bisogno di rivedere un po' questo sole, e cerchiamo, diciamo, di far sì che questo sole, che oggi c'è per la verità in molte zone d'Italia, però non sia un sole ingannatore, non nasconda tutta questa tragedia, ma possa a un certo punto invece darci delle cose belle, non tornare a dare delle cose belle, perché forse parlare di ritorno sarebbe sbagliato, però qualcosa di nuovo, di importante, di intenso, che ci può dare lo sport, e in particolare un certo tipo di sport. Esatto, infatti quando raccontavi appunto di queste giornate a Sarajevo pensavo che sono proprio, diciamo, la rappresentazione di quello che Vivicittà tenta di fare. Ovviamente qui in Italia di solito si parte da situazioni molto più serene e gioiose, lì è stata proprio una prova di cosa lo sport può fare anche in situazioni drammatiche, ed è un pochino, diciamo, in una forma sicuramente mitigata quello che stiamo cercando di fare noi oggi con questa giornata che ci unisce nonostante le difficoltà e il dramma di questo periodo. Certamente, io penso che lo sport innanzitutto sia un grandissimo produttore di contatti e di amicizie. A questo proposito vorrei anche ricordare quello che accadde qualche anno dopo, nel 2000, quando Vivicittà si spostò, non mi ricordo per la verità se nel 99, nel 2000 si spostò comunque a Tirana, a Valona, dove di fronte al dramma dei profughi provenienti dal Kosovo noi organizzammo proprio una gara con l'UISP. L'UISP organizzò il Vivicittà, c'eravamo tutti noi, diciamo, il gruppo di Sarajevo, chiamiamolo così, e conoscemmo quella splendida persona che si chiama Rauf Dimraji, un ex mezzofondista albanese, trascinatore dello sport scolastico a scuola, che ci fece da guida, da cicerone, da poliziotto, da affabulatore. E la cosa bella è che Rauf continua a essere uno di noi, è venuto proprio recentemente a Roma in occasione del convegno che abbiamo organizzato per la scuola, sperando che la scuola smettesse a correre, diciamo, questo titolo che adesso indubbiamente è più faticoso visto la situazione. Però per dire che, ecco, lo sport come costruttore di amicizie è una cosa fondamentale. Credo che Vivicittà nel suo cammino, nel suo percorso, abbia veramente seminato una quantità di scintille, di contatti, di situazioni che hanno dato dei frutti straordinari. Poi al di là della manifestazione in sé, ci sono poi percorsi che sono andati giustamente per conto loro, e se ne possono citare tanti. Insomma, noi siamo stati anche in Algeria, siamo stati nel momento, alla fine del momento veramente tragico, drammatico, anche lì abbiamo, diciamo, come dire, vissuto in prima persona poi la storia. Ecco, lo sport ha anche questa caratteristica che ti fa vivere la storia. Venivamo da 10 anni di integralismo in Algeria e viverle quelle situazioni, andare ad Algeria, Costantina, sotto scorta, vedere gli occhi, la tensione. Purtroppo, ecco, questa sfera, questa dimensione fisica che oggi sentiamo così lontano, e siamo costretti a rifugiarci nel virtuale, ma è chiaro che ci sono nella vita anche delle situazioni di passaggio che dobbiamo sapere affrontare, e lo facciamo, e naturalmente l'importante è sempre farlo insieme. Lo sport ci ha anche insegnato questo. Grazie mille Valerio, grazie per aver fatto questa panoramica sulle tante
esperienze che ci hanno portato appunto in Vivicittà, in territori martoriati, in gravi difficoltà, in cui abbiamo cercato comunque, come dici tu, di portare un cenno d'amicizia, un sorriso, un momento di serenità in fasi così difficili. Io ti ringrazio per aver preso parte. Grazie a voi, un bacione a tutti. Alla prossima occasione, grazie Valerio. Vi ricordiamo che andiamo avanti. Eccoci. Siamo qui alla conduzione con Ivano Maiorello, ma al momento vedo già in collegamento Massimo De Luca. Mi senti? Eccomi. Buongiorno. Buongiorno. E un altro Massimo Aguilar, invece da Torino, presidente. Buongiorno. Grazie a tutti e due per essere intervenuti, per essere qui con noi. Allora, torniamo con Massimo De Luca, giornalista RAI, a un altro, appunto, al partner storico di questa manifestazione che è la RAI, e chiediamo anche a Massimo di raccontarci come vive questa giornata particolare in confronto con quelle che normalmente hai presentato, hai raccontato. Guarda, intanto devo dirvi che quando nell'inverno fra l'83 e l'84 mi vennero a trovare Gianmario Missaglia e altri dirigenti dell'UISP dell'epoca per proporre questo progetto di Vivi Città, mi sembrarono un po' pazzi in realtà, perché raccontare di questa corsa che si sarebbe svolta in contemporanea in tante città con i fattori di compensazione, e poi dice le chiederemo di dare il via alla radio. Mi sembrò una cosa da pazzi, ma una cosa però da visionari, da felici visionari, quale Gianmario Missaglia era, un amico che veramente manca tanto a tutti noi e manca allo sport italiano. E poi ci mettemmo al lavoro e partimmo. E partì il primo Vivicità, come poi quelli a seguire, con il segnale dato da me alla radio, con un ospite, eccetera. E poi arrivammo a fare anche una specie di tutto Vivicità minuto per minuto, collegando diverse città, utilizzando spesso gli stessi radiocronisti che poi nel pomeriggio avrebbero fatto le radiocronache delle partite di calcio. E per me, che allora vivevo a Roma, adesso sono trasferito a Milano da diversi anni, da più di 27, Vivicità, poi il concorso ippico e poi gli internazionali di tennis erano il segno che era arrivata la primavera e cominciava l'estate. Quest'anno mancheranno tutte e tre, purtroppo, però insomma andiamo avanti. Eh sì, andiamo avanti, e andiamo avanti valorizzando anche un altro aspetto importante di Vivicità insieme a Massimo Aguilar, che è quello dell'attenzione e della sensibilizzazione sul tema dell'ambiente, in particolare del recupero delle nostre città ad utilizzi appunto più a disposizione dei cittadini, diciamo. Sì, diciamo che Vivicità soprattutto in questa fase può davvero, soprattutto nelle grandi città, fare molto per puntare i riflettori, come fanno tanti altri, sull'impatto zero sull'ambiente, perché lo sport davvero può fare molto, mobilita tantissimi cittadini. Noi quest'anno avevamo preparato un'edizione di Vivicità straordinaria, perché abbiamo mobilitato Legambiente, Arci Servizio Civile, Hauser, con le farmacie comunali, Federfarma, perché con tutti loro stiamo costruendo una grande rete di volontari e di impegno per cercare di fare la nostra parte. Intanto avremmo coinvolto tutti i volontari di tutte queste grandi associazioni e le abbiamo chiamate, perché tutti insieme davvero possiamo fare la differenza, e avremmo lanciato con l'ausilio dei volontari la pratica del plogging, che forse ne avete già parlato, ma è questa pratica eco-friendly che parte, diciamo, dalla Svezia. E quindi tutti insieme avremmo fatto questo, per la prima volta, questo esercizio di cittadinanza collettiva con migliaia e migliaia di persone, per, camminando e correndo, raccogliere rifiuti che incontravamo, che avremmo incontrato nel cammino.
anche con tutti i volontari di Arci Servizio Civile Piemonte, che sono tantissimi, i volontari di Vispo, che è un progetto della Comunità Europea che coinvolge tanti ragazzi giovani di Legambiente che per il resto dell'anno si tirano sulle maniche per pulire le sponde del Po, con i partner istituzionali, l'AMIAT che ci avrebbe fornito i guanti, i sacchetti, le pinze per raccogliere i rifiuti, con l'IREN che ci avrebbe aiutato insomma a non usare generatori per i nostri gonfiabili, con l'impegno dell'assessorato all'ambiente e dell'assessorato allo sport, insomma. Poi tra l'altro Vivicittà l'avremmo fatta coincidere con una giornata che si sarebbe aperta il mattino e si sarebbe chiusa la sera, che è diventata un po' una tradizione per Torino e che si chiama Più Sport per Tutti, con partner Decathlon, cioè mettere in piazza in contemporanea con Vivicittà tutte le discipline, le pratiche sportive che l'UISP realizza con tutte le sue tante ASD del territorio. Quindi saremmo stati nella piazza San Carlo, che è la piazza più centrale, più significativa di Torino, tutto il giorno a far provare a tutti quanti i torinesi le tante discipline dello sport per tutti, con l'attenzione all'ambiente, quindi con tutto un decalogo da osservare, ovvero non usiamo i generatori, arriviamo nel luogo della manifestazione a piedi o con i mezzi pubblici o col monopattino o con la bicicletta. Avremmo per esempio diciamo scontato l'iscrizione a Vivicittà, che è un'iscrizione molto modesta, molto bassa, a chi ci avrebbe presentato il biglietto del bus o il biglietto del treno o fosse arrivato con la bicicletta, insomma tutte iniziative di questo genere per dare il nostro piccolo contributo ad educarci tutti quanti a cambiare un pochino le nostre abitudini. Grazie, grazie Massimo per averci raccontato tutto questo, i vari modi in cui Vivicittà sostiene appunto la tutela dell'ambiente, la promozione di un approccio diverso agli spazi della nostra città e appunto alla tutela anche di queste città che sono il nostro ambiente di vita quotidiano. Io ti ringrazio per aver partecipato alla nostra. Grazie a voi. E passiamo. Buona giornata, buona Vivicittà. Mille. E passiamo, ecco, rivedo Massimo De Luca che volevo salutare, e volevo ringraziare di questa partecipazione, quindi purtroppo non possiamo dare il via alla corsa. Oggi non si può fare. Posso aggiungere una cosa? Certo. Al volo, riallacciandomi a quanto è stato detto poco fa. Mi ricordo anche quando per la prima volta, in occasione di Vivicittà, con la collaborazione del professor Dal Monte, dell'Istituto di Scienza dello Sport, si parlò, forse davvero per la prima volta, ci si pose l'interrogativo se poi correre in città fosse così salutare. Perché forse fino a quel momento non ci si voleva rendere conto che sì, correre fa bene, a parte che ha problemi di schiena, ma che aria si respirava correndo in città, non in un parco, in campagna o in riva al mare. E allora si fecero anche lì degli esperimenti, dei test, eccetera, e come sempre Vivicittà nei confronti dell'ambiente e come messaggio sociale, ricordo le tappe in Palestina, in Bosnia, in anni molto difficili, è stato un po' all'avanguardia e ha abbinato sempre un discorso sportivo ad un discorso di responsabilità ecologica e sociale. Grazie a voi. Grazie Massimo, grazie buona mille, giornata. Grazie di essere stati con noi, buona giornata. Buona giornata. In effetti, rileggendo la storia di Vivicittà, leggevo proprio un Vivicittà si è corso con la mascherina nei giorni scorsi, che era quello relativo all'esperimento di cui parlava Massimo De Luca, quindi una corsa che ha sperimentato, che ha fatto un'analisi dell'inquinamento delle città attraverso delle mascherine, degli strumenti dati agli atleti per misurare l'aria che respiravano durante la manifestazione. Quindi in effetti sono corsi e ricorsi storici che in qualche modo tornano. Passo la parola a Ivano Maiorella. Recuperiamo il collegamento con Paolo Peratoner da Venezia, città storica di Vivicittà tra Venezia e Mestre. Buongiorno Paolo Peratoner. Buongiorno Ivano, buongiorno a tutti. Allora Paolo, che aria si respira ovviamente nella vostra città, ma soprattutto un pensiero che parte da Venezia, attraversa Vivicittà e raggiunge tutta l'Italia.
Chiaramente l'aria che si respira è un'aria di attesa, di sospensione, che però porta in sé anche una gran voglia di tornare a fare le cose che si faceva prima, ritornare a correre città, a riempire le strade, i parchi e i boschi della nostra città, ma come chiamavi tu, un po' questo è in tutta Italia. Vivicità ha questa grande caratteristica di unire veramente tutta l'Italia e non solo l'Italia, perché sappiamo anche le edizioni che ci sono all'estero ci portano ad essere un grande momento di incontro, di comunità, di passione e di movimento. Grazie. Grazie, prego, sì. Prego, concludi Paolo. No, Vivicità per me rappresenta proprio forse è l'iniziativa, la manifestazione più rappresentativa che noi abbiamo, perché riesce a mettere insieme tutte le nostre caratteristiche, la socialità, l'attenzione per l'ambiente, lo stare insieme, il movimento, la solidarietà. L'abbiamo visto crescere in tutte le edizioni che man mano si sono succedute. Grazie per Paolo Peratoner, e ti chiediamo di rimanere ancora con noi, ovviamente attraverso Facebook. Ricordiamo che stiamo inviando tutto in diretta su Facebook WISP Nazionale. Ringraziamo tutti i comitati WISP e le persone che in questo momento stanno condividendo questa diretta che, come dicevi te Paolo, sta unendo davvero tutta l'Italia. Cerchiamo di tenere in alto questa bandiera di Vivicità e dell'WISP. Rimaniamo a vederci, intanto ci salutiamo. Ciao Paolo Peratoner. Ciao. Continuiamo a vederci. Una delle caratteristiche fondamentali di Vivicità, che è l'attenzione all'ambiente. Allora, intanto che la nostra regista Francesca Spanò prepara il video, è un video di qualche anno fa, al quale noi però teniamo molto. Io saluto gli altri ospiti che già dovrebbero essere collegati con noi. Si dovrebbe trattare di Ilaria Nobili da Roma. Rimani con noi, Ilaria, e Ezio Minardi da Reggio Emilia. Prego Francesca Spanò di mandare in onda questo breve spot che racconta il lato ambientale di Vivicità. Solo qualche secondo. Visto la vocazione ambientalista di Vivicità, che vogliamo unire alla vocazione dello sport per tutti, ambientale, ma soprattutto per i bambini, davvero per tutti, con una città che in questi anni è stata la città record di partecipazione per quanto riguarda la non competitiva. Migliaia di ragazzi delle scuole di Reggio Emilia. Buongiorno Ezio Minardi, presidente della WISP Reggio Emilia. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, prego Ezio. Sì, ciao a tutti, sono Ezio Minardi, ma comunque è un nome tipicamente reggiano, quindi un po' ostico anche a livello nazionale. E un saluto a tutti ovviamente, è un piacere essere parte di questa mega diretta, diciamo così. Vivicità anche per Reggio Emilia ha un significato particolarmente importante, perché è da anni che si è connaturata un po' come l'esperienza della festa del centro storico di Reggio Emilia, della città di Reggio Emilia, perché l'obiettivo che è sempre stato intriso, insomma, nell'esperienza di Vivicità reggiana è quella di colonizzare proprio il centro storico cittadino con questo sciame di colori e di emozioni e di persone di varie fasce di età che appunto sfilano per il centro storico. L'anno scorso erano circa 8.000.
Sicuramente il dato che, da cui accennavi tu, più significativo dell'esperienza reggiana è il coinvolgimento del mondo scolastico, e quindi i bambini e le scuole, che sono un trademark del simbolo, insomma, di Reggio Emilia nel mondo, sono un pezzo fondamentale e importante dell'esperienza di città di Reggio Emilia, perché sono circa una cinquantina le scuole, soprattutto quelle di infanzia e primaria, che sono quelle legate ovviamente alla nostra storia, insomma, al Reggio Approach, insomma, a una filosofia e a una pedagogia dell'essere, dell'insegnare ai bambini un percorso di creatività e di espressività particolare legato all'essere bambino, che diventa a Vivicità appunto un elemento distinguente, perché in qualche modo noi facciamo fare la maglietta alle scuole, quindi partiamo mesi prima con le scuole per lavorare ad un elemento di creatività e di arricchimento dell'espressività di questa manifestazione, ed anche la sfilata stessa della domenica mattina è diventata una specie di grande concorso spontaneo di disegni legati agli striscioni, a tutti quegli elementi che vanno a colorare questo corteo. Quindi Reggio, da questo punto di vista, ha voluto dedicare grande attenzione, grande spazio in particolare a questo elemento, e in qualche modo è quello più sentito e quello anche più vissuto dalla città in questa fase. Sottolineo anche che Reggio ha voluto anche raddoppiare già da diversi anni l'appuntamento con la città, facendo un'anteprima il sabato e colonizzando anche qui le piazze del centro storico cittadino con tutta la serie di attività, ovviamente, di cui siamo capaci di proporre, e quindi gli sport in particolare all'aria aperta. Socializzo con tutti l'idea di, appunto, dare un forte significato alla città sul tema dello sviluppo sostenibile. Insomma, anche noi viviamo in una delle zone inquinate d'Europa, bisogna che ce lo diciamo qualche volta, e quindi qualche segnale, qualche pillola in questo senso, in cui i cittadini scendono in piazza e vogliono riconquistare un po' spazi di vivibilità legati a un pensare diversa la vita nei centri storici, dovrebbe essere in qualche modo il nostro messaggio politico e sociale per i prossimi tempi. Quindi la presenza dei bambini dovrebbe anche, da questo punto di vista, significare il fatto che lottiamo e cerchiamo di lanciare questi messaggi soprattutto per le nuove generazioni, per riconsegnare un mondo più sano rispetto al nostro. Grazie Azio Minardi. Mentre parlavi pensavo a Reggio Emilia e pensavo a Malaguzzi. Ricordiamo la scuola dell'infanzia che ha fatto scuola in tutto il mondo, e ricordiamo anche Gianni Rodari, al quale questa edizione di Vivicità è dedicata. Grazie Azio Minardi, arrivederci. Ciao a tutti. Passiamo da Roma a Reggio Emilia, da Loris Malaguzzi appunto a Gianni Rodari, che ha vissuto proprio a Roma gli ultimi anni della sua vita. Lo ricordiamo, giornalista di Paese Sera e animatore di molte, molte iniziative. E Ilaria Nobili, abbiamo introdotto il tema di Rodari perché con te vogliamo parlare velocemente di un altro grande artista e scrittore, Ilaria Nobili, Wisp Roma. Buongiorno Ilaria. Sento malissimo, buongiorno a tutti. Noi invece ti vediamo molto bene. Ilaria Nobili, vediamo che tu hai la maglietta di Vivicità Rebibbia. Sì, 2019. Perché tu sei una delle operatrici della WISP, delle insegnanti WISP all'interno del carcere di Rebibbia, e rappresenti oggi le decine di città che in qualche modo rappresentano Vivicità all'interno degli istituti penitenziari di tutta Italia. Che non riesco a sentire. E sappiamo che sono decine le città che ogni anno svolgono Vivicità nelle carceri, e Rebibbia sarebbe stata una di queste città. Allora, Ilaria Nobili, spero che hai sistemato l'audio nel frattempo. Adesso perfettamente. Perfetto. Che significa correre all'interno di un carcere? Qual è l'emozione e il messaggio che trasmette Vivicità a chi è all'interno delle carceri? Ilaria Nobili, 30 secondi. 30 secondi. Innanzitutto buongiorno, grazie a tutti Ivano, grazie per questa possibilità. Se vorrei iniziare con questo cartello qui, che è stato scritto da un detenuto lo scorso anno, che dice: è stato il primo giorno dopo 8 anni in cui non mi è pesato il carcere. E un altro scrive: è stato per me la prima volta, è veramente un grande obiettivo, la cosa più importante è che l'ho raggiunto. Allora, questo significa forse un po' il Vivicità.
E organizzarlo all'interno del carcere è sempre un'emozione. Oggi siamo molto dispiaciuti per questa mancanza di Vivicittà Rebibbia a Roma. Ed è una gara speciale, è sicuramente una gara a tutti gli effetti, per cui partecipa alla classifica generale, c'è una premiazione, c'è sicuramente tanto fermento e voglia di vincere da parte di tutti, ma è appunto una gara speciale dove gli interni e gli esterni corrono insieme. E soprattutto mi viene da dire che è una gara che modifica completamente lo spazio che la ospita, lo spazio che lo abita, perché in un luogo dove correre è quasi impossibile, dove regna l'immobilità, per qualche ora c'è sicuramente molta confusione, tanto movimento e tanto colore. È una gara in cui diciamo, le emozioni che si susseguono sono tantissime, sicuramente la preparazione è una preparazione diciamo creativa, no? Bisogna essere anche molto fantasiosi nel pensarla, nell'organizzarla e nel correrla, perché comunque le limitazioni sono sempre tante, ma forse speciale anche per questo. Ilaria Nobili, è difficile interromperti mentre parli perché ci stai ricostruendo cose che rappresentano le radici della storia dell'UISP e dell'identità attuale di questa grande associazione. Ci hai raccontato Vivicittà nelle carceri. Io vorrei da te un brevissimo racconto adesso, in attesa che ci colleghiamo con gli altri ospiti, di quello che è il racconto che fai in un articolo che abbiamo pubblicato con UISP Press, con questo artista fondamentale che abbiamo perso 2 giorni fa, Luis Sepúlveda, che tu hai incontrato nel 2016, esatto. Ilaria Nobili. Ho avuto questa grandissima fortuna e onore di incontrare uno dei miei più grandi miei scrittori preferiti, Luis Sepúlveda, in occasione di un premio letterario che è stato svolto a Rieti, e lui è venuto a premiare e a raccontarci un po' di sé. È stato, diciamo che si lega bene un po', no? Questa figura di Luis Sepúlveda con il nostro operato, con la UISP, con tutta la forza e la passione che mettiamo nel difendere i diritti, no? queste corse per i diritti che facciamo quotidianamente. E tra l'altro Luis Sepúlveda ha trascorso 2 anni e mezzo della sua vita in carcere e ha subito 7 mesi di tortura. E anche se ricordo a Rieti pure raccontò questo piccolo aneddoto, è vero che lui disse: è vero che ho vissuto il carcere, è vero che sono stato torturato, ma questa esperienza non deve poi andare ad intaccare la mia voglia di vivere, la mia felicità di portare avanti i miei ideali. E fu un incontro emozionante perché ricordo che entrò con questa sua calma e questo suo equilibrio invidiabile, no? Per cui anche guardare questa persona con questo vissuto e questa forza interiore, questa esperienza, vederlo così calmo, con questa pacatezza, è stato sicuramente intenso. Grazie. Grazie Ilaria Nobili per questi ricordi che ci hai importato, che ci hai raccontato, e anche per questa nota biografica che ci lega a Luis Sepúlveda, a questo volo della gabbianella al quale in qualche modo ci sentiamo tutti molto vicini. Grazie Ilaria, buon lavoro. Grazie a voi, grazie, buon lavoro. E proseguiamo con la nostra diretta. Da Gerusalemme, nel momento in cui riusciamo ad avere audio e video di Carlo Paris, informatemi. In modo tale che riusciremo in qualche modo a far respirare anche a chi ci sta seguendo questa aria di ricordi che ci hai portato, questa atmosfera di pace che Vivicittà ha portato già nel 2010. Ricordiamoci che Vivicittà si è corsa anche a Gerusalemme esattamente 10 anni fa. Non solo, ma Vivicittà si è svolta e si continuerà a svolgere in Medio Oriente, zone complicate, difficili. Si sarebbe dovuta svolgere Vivicittà a Beirut e in qualche modo siamo un po' in attesa di capire quale sarà l'organizzazione concreta, reale di questa manifestazione, ma per raccontare le finalità sociali dei valori che Vivicittà porta in giro per il mondo, noi abbiamo organizzato, grazie alla sua amicizia e complicità, questo collegamento con Carlo Paris, che
che io continuo a non vedere però in video, mentre vedo Pietro Casu. Allora Pietro buongiorno. Roma 1, 2, 3. Mi senti? Pietro, mi senti? Ah no, ciao Carlo. Buongiorno Pietro Casu. Nel frattempo si è materializzato anche Carlo Paris. Buongiorno Carlo Paris. Buongiorno a voi tutti. Allora, Pietro Casu, intanto che Carlo Paris sistema la sua postazione. Pietro Casu, Vivicittà a Cagliari, in quel bellissimo lungomare che possiamo soltanto immaginare in questi momenti di difficoltà. Ecco, un messaggio che parte da Cagliari al popolo di Vivicittà. Pietro Casu. Ciao a tutti, ciao Carlo, un abbraccio da Cagliari e dalla Sardegna. Oggi il tempo è un po' così, un po' come il nostro umore qua confinati tra le mura domestiche, per colpa di questo male invisibile, ma non nell'umore. Nell'umore infatti ci sono dei raggi di sole, spero che siano quelli della speranza di ritornare al più presto a fare quello che noi facciamo tutti i giorni. Quello che stiamo facendo adesso è qualcosa di spettacolare, fa parte del DNA della WISP. Cosa voglio raccontarvi di questo, di queste giornate di Vivicittà? Io non ne ho fatte tante rispetto ad altri, a molti altri di voi dirigenti che abbiamo già sentito, però vi posso dire che alcune mi sono rimaste nel cuore. Le ultime due edizioni, quella dell'anno scorso e quella di due anni fa, hanno visto per esempio partecipare un bel gruppo di migranti che nel primo caso hanno gareggiato assieme a tutti gli altri, nel secondo caso invece ci hanno dato una grande disponibilità, pensate, nel presidio del percorso di Vivicittà, un percorso di 10 chilometri, immaginate quante persone, quanti volontari sono necessari per presidiarlo, per dare un po' di sicurezza al percorso. Loro ci hanno dato una grande mano di aiuto, e questo col coinvolgimento di associazioni di volontariato che si occupano appunto di migranti. Un altro tuffo nel cuore, diciamo così, che volevo condividere con il popolo degli amanti del Vivicittà era un tuffo nel Brasile, ma non il Brasile comune, quello che abbiamo in testa tutti, no? Il sud Brasile, quello insomma delle grandi spiagge, delle cose che ci piacerebbe vivere in un viaggio da sogno. Io volevo raccontarvi il Vivicittà che abbiamo organizzato in gemellaggio col nord-est del Brasile, cioè quella parte più povera del paese, dove pensate non hanno la consapevolezza della parola sport per tutti, non sanno cosa vuol dire. Lo sport in quei posti è semplicemente qualcosa d'élite, qualcosa per i ricchi, qualcosa che loro non possono accedere perché non fa parte della loro cultura. Noi abbiamo portato lo sport per tutti lì, vedere partecipare tutti quanti, dai più piccoli ai più grandi, gli over 65, i bambini nel 2014, alcuni camminavano e correvano scalzi, per farvi capire che cosa è stata organizzare il Vivicittà. Grazie. In quei posti più poveri. Grazie. Del mondo. Grazie Pietro Casu, ciao. Rimani con noi perché questo gemellaggio tra Sud America, ci hai raccontato il Brasile, e Medio Oriente, vede bene il collegamento con Carlo Paris, che nel frattempo ha risolto i problemi microfonici e di postazione. Carlo Paris, un super grazie per questo collegamento, tu che ci racconti quello che succede a Gerusalemme attraverso la RAI, che sei riuscito a regalarci. Buongiorno Carlo Paris. Buongiorno a voi tutti, spero che l'audio e il video siano ok adesso. Sono perfetti. Allora Carlo, questa Vivicittà messaggera di pace, tu hai partecipato a Vivicittà Beirut qualche anno fa, ecco, qual è il clima, il messaggio che porta Vivicittà in quelle zone? Ma in quelle zone, in particolare Beirut, in particolare i campi profughi dei palestinesi a Beirut, è come se vivessero sempre, da sempre, soprattutto i bambini, i giovani,
come se vivessero sempre una emergenza coronavirus da un punto di vista di spazi di reclusione. Poter fare attività sportiva in quelle zone è una cosa veramente difficile, se non impossibile, e Vivicittà con le sue iniziative è riuscita a portare ogni anno fuori da quei campi profughi dove si vive in pochi metri quadrati, dove addirittura lo spazio tra una casa e l'altra è di un metro o forse addirittura di meno. Bene, i bambini lì non possono giocare perché non hanno spazi, non hanno strade, non parliamo addirittura di palestre. La WISP è riuscita a liberarli da queste incredibili gabbie umane e a portarli davanti al mare, in strade, in spazi aperti che loro difficilmente riuscivano a vedere. Questa è la forza, la potenza di quel messaggio, che se poi viene messo assieme ad altri messaggi che voi amici della WISP lanciate, avete lanciato un po' ovunque, dove non si può, dove non c'è spazio, dove lo sport non c'entra. Abbiamo parlato di Beirut, dei campi profughi, Valerio Piccioni parlava prima di Sarajevo, si è parlato anche delle carceri, aggiungiamo anche dove lo sport non c'era perché la vita era stata rasa al suolo nel terremoto dell'Emilia. Ecco, Vivi Città e la WISP sono arrivate a dare quella speranza, quella felicità, quella gioia che soltanto l'attività sportiva, non soltanto, comunque l'attività sportiva riesce a dare come un piccolo barlume. Carlo Paris, in questo momento forse si è staccato il microfono, non ti sentiamo bene come ti sentivamo prima. Adesso mi sentite? Sentiamo... Adesso sì. Sì. Non so se si è sentito tutto quello che dicevo, comunque questi messaggi della WISP lanciati dalle carceri ai campi profughi dei palestinesi, da Sarajevo alle zone delle tendopoli dei terremotati in Emilia. Ecco, tutti questi messaggi dicono che lo sport è importante per riportare soprattutto ai bambini, ma non soltanto ai bambini, una speranza, una luce, un momento di gioia tra tante amarezze che queste persone provocano. E quindi Vivi Città e tante altre cose come Vivi Città della WISP portano libertà, portano aria, portano luce. Grazie Carlo Paris. Per chiudere, che succede in questo momento a Gerusalemme? Com'è la situazione? Ma dunque, proprio da oggi ci dovrebbe essere un allentamento delle disposizioni di chiusura che c'è stato per queste ultime due settimane. Ricordiamo la Pasqua ebraica e la Pasqua dei cristiani. Oggi c'è anche quella dei cristiani ortodossi. Hanno praticamente fatto chiudere quasi tutto. Da oggi si dovrebbe cominciare a ripartire 200, 300, 500 metri da casa per poter fare quel minimo di attività sportiva. Certo, la situazione è sicuramente molto difficile anche qui. Ci sono dei problemi anche legati ai test, dei quali non si sa con precisione, come invece avviene in Italia, il numero dei test effettuati. I tamponi mancano in tutto il mondo e mancano anche qui. Ovviamente chiuse tutte le attività sportive anche in Israele che in Cisgiordania e a Gaza, laddove è già stata sempre limitata molto. Però insomma, tutta la comunità scientifica internazionale parla e mette in luce l'importanza dell'attività sportiva, che non è il riapriamo il campionato di calcio o meno, ripartiamo con le grandi manifestazioni, Olimpiadi ovviamente annullate e tutto il resto, ma è soprattutto quello che la WISP, Vivi Città nello specifico, portano, e cioè un minimo di attività sportiva in queste ore, di attività motoria in queste ore, è estremamente importante e deve essere un'attività
motoria, adesso faccio lo spot per la WISP, ma un'attività motoria per tutti. Carlo Paris, noi ti ringraziamo, ti continueremo a seguire dai tuoi servizi attraverso la RAI e ti auguriamo davvero buon lavoro. Ivano, io non avevo la maglietta della Vivicità, ho trovato questa del Gioca Gym qui a Gerusalemme, questo Gioca Gym che è un'altra delle manifestazioni, io ti saluto con questa. Ciao Carlo, grazie. Ciao. Pietro Casu, a proposito di magliette, vediamo che tu ne hai due esposte lì nel tuo cortile di... Due, sì, le ultime due da Vivicità. Su una di queste c'è scritto Vivicità per l'ambiente, per i diritti e contro il razzismo. Abbiamo detto tutto, vero Abbiamo Ivano? Detto tutto, grazie Pietro. Ciao, un abbraccio dalla Sardegna da Cagliari, ciao. Allora, prima di passare la linea a Elena Fiorani, io direi di mandare in onda, se è possibile, se Francesca Spanò riesce in questo miracolo, un altro breve spot del WISP che ci racconta che cosa significa per una giovane ragazza partecipare a Vivicità. È uno spot realizzato da Francesca Spanò qualche anno fa, però racconta bene il sogno di Vivicità. Non so se riusciamo a mandarlo in onda, Francesca Spanò. Nel frattempo si sono collegati, sono arrivati qui insieme a noi in collegamento Sandro Donati, maestro della scuola dello sport del CONI, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. E Tommaso Bisio, responsabile atletica leggera WISP in collegamento da Genova. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Sì, sentiamo bene. Abbiamo visto adesso uno spot di Vivicità. E parliamo insieme a voi che siete diciamo esperti della parte più tecnica della corsa, di un altro degli aspetti rilevanti che distingue la nostra manifestazione da tutte le altre corse, che è quello della classifica unificata e quindi delle compensazioni di questi percorsi che diversi e sparsi in tutto il mondo portano comunque ad una classifica unica. E su questo interpello ovviamente Sandro Donati, che poi recentemente ha collaborato alla riorganizzazione dei percorsi quando sono stati portati da 12 km a 10 km. Sì, questo è un supporto che il CONI ha dato a Vivicità da molti anni fa, adesso non mi ricordo, ma tantissimi anni fa. Il professor Dal Monte fu uno dei primi ad affrontare il problema e recentemente lo abbiamo perfezionato, in quanto abbiamo portato in laboratorio sul Tapirulà diversi corridori di diverse fasce età, maschi e femmine, e di diverso livello anche, e abbiamo studiato in maniera accurata il costo energetico della corsa in piano, in salita e in discesa, a diverse pendenze,
E quindi abbiamo costruito delle tabelle, che logicamente sono delle tabelle medie, perché poi ci sono delle differenze individuali, chiaramente, nel costo delle salite oppure nel vantaggio nelle discese, e con le quali abbiamo cercato di perfezionare sempre di più questo tipo di calcolo compensativo. Perfetto, quindi diciamo in qualche modo rendiamo possibile il fatto che tutti partecipino ad una stessa corsa, nonostante siano in territori molto lontani e molto diversi. Sì, è chiaro che è, come dire, una spinta ideale, no? Che quello che fa l'UISP ha un valore simbolico, soprattutto unire nella stessa ora e su diversi territori diverse persone. È evidente che poi incidono tante altre cose, come il fondo stradale, la temperatura, la presenza del vento o meno, no? È chiaro. Però, insomma, tutto sommato, svolgendosi nello stesso giorno, si presume che le condizioni atmosferiche, almeno in zone vicine, siano analoghe, ed è una cosa carina, stimolante, insomma, più che altro, ripeto, c'è un valore simbolico. Infatti, Tommaso, dicevamo il valore simbolico di una corsa che ovviamente ha un suo aspetto tecnico agonistico, ma si fonda sul valore della condivisione, della promozione di determinati valori. Sì, già abbiamo sentito parecchie cose negli interventi che ci hanno preceduti. Si parla di solidarietà, si parla di valori, l'internazionalismo della manifestazione, si parla di ambiente. Alla base di tutto questo ci devono essere caratteristiche tecniche certe per mantenere la credibilità assoluta su tutto quello, anche se, come diceva Sandro Donati poco fa, tutto non riesce a cogliere, cioè la manifestazione, le compensazioni non riescono a cogliere tutti i valori in assoluto, ma si cerca di avvicinare la situazione ottimale. Ma voglio dire, attraverso questo si cerca di dare un contenuto tecnico certo per supportare al meglio poi i valori ideali che la manifestazione ha sempre veicolato. Proprio dallo scorso anno abbiamo portato, come dicevi, la distanza da 12 a 10 chilometri, e questo ha significato un grosso sforzo da parte di tutti gli organizzatori nelle diverse città, che hanno dovuto rivedere i propri percorsi, ma è stata anche un po' l'occasione per ricontrollare tutto quanto, per riaprire una discussione sulla manifestazione. E la prima annualità, quella dello scorso anno, ha dato già risultati ottimi, a mio parere, e la condivisione c'è stata da parte di tutti in tutta Italia. Sandro Donati e i suoi hanno fatto un lavoro incredibile per riuscire a mettere a punto al meglio tutto quanto, e da lì siamo ripartiti con nuovo entusiasmo. Quest'anno lo stop forzato non ci aiuta, perché avremmo dovuto inserire altre variabili, altri valori aggiunti agli aspetti tecnici della manifestazione. Non ci arrendiamo e andremo avanti con le prossime edizioni. Io volevo solamente aggiungere che Vivicità, per tanti di noi, sottoscritto per prima, ha rappresentato un conoscere l'UISP, un avvicinarsi a questo mondo incredibile, e tanti di noi sono cresciuti insieme a Vivicità. Gli stessi comitati spesso hanno colto da Vivicità l'entusiasmo per consolidarsi, per portare avanti poi tutte le altre iniziative. Credo che in questo momento particolare Vivicità possa nuovamente rappresentare quell'aspetto unitario che ci può consentire, ci può aiutare a ripartire più forti e più attrezzati di prima, se possibile. Sì, infatti, lo speriamo tutti. Grazie Tommaso, grazie di essere stato con noi e buona giornata. Grazie a voi, a presto. Ciao. Torno solo un attimo da Sandro Donati, gli chiedo se riesce molto brevemente ad illustrarci qual era il progetto che quest'anno avrebbe accompagnato Vivicità, legato al benessere delle persone che fanno sport e che fanno atletica, che corrono in particolare.
Dunque, il presidente dell'UISP, Vincenzo Manco, ha raccolto una riflessione che io l'anno scorso feci nella presentazione del Vivi Città, no? Che era relativa al fatto che fosse giunto il momento di, diciamo, di lanciare un messaggio che la tutela della salute è al primo posto, soprattutto per praticanti, diciamo, amatoriali che non hanno più l'età, diciamo, giovanissima, che consente di affrontare anche sforzi particolari senza precauzioni. È chiaro che nel momento in cui la pratica sportiva riguarda quarantenni, cinquantenni, sessantenni, settantenni, ci dobbiamo preoccupare veramente che sia una pratica che potenzi la salute, che la migliori e non metta a repentaglio o a rischio, diciamo, la salute stessa. Per questa ragione io ho lanciato l'idea che l'UISP potesse farsi portatore di un messaggio in controtendenza, perché purtroppo ci sono molte speculazioni al riguardo e quindi, ripeto, persone di una certa età vengono spinte a gareggiare come se fossero dei ragazzini di 18 anni o di 20 anni, far capire a tutti quanti che bisogna conservare dei margini. Quindi non necessariamente la gara non può essere considerata come un evento nel quale arrivare prostrati, perché questo significa mettere a dura prova il cuore e altre strutture, altri organi, e invece avere un margine significa recuperare con maggiore facilità, non affrontare i rischi, poter proseguire nel tempo, poter ripetere quelle prestazioni con sufficiente facilità. Ecco, quindi un messaggio che potesse pian piano essere recepito, e quindi per questa ragione abbiamo progettato, ma poi il coronavirus ci ha impedito di farlo, lo studio di un certo numero di soggetti per vedere il loro costo della corsa a diverse velocità dal punto di vista della frequenza cardiaca, della respirazione, della sensazione di fatica, dell'acido lattico prodotto, del consumo di ossigeno, una serie di parametri che, raccordati fra loro, potessero dare l'idea di quale sia il livello nel quale il soggetto spende, diciamo, in maniera accettabile, ecco, ed evitare invece quelle velocità limite che portano ad esporsi ad un rischio. Perfetto, grazie. Allora speriamo che potremo poi ovviamente riprendere questo progetto appena possibile, quindi per favorire la possibilità di praticare sport in sicurezza per tutti i nostri tesserati e per tutte le persone che amano muoversi nell'ottica del benessere sempre. Quindi ringrazio Sandro Donati per essere stato con noi e per averci raccontato queste iniziative, e grazie ancora, arrivederci. Arrivederci. Grazie mille. Intanto noi proseguiamo, siamo in attesa di entrare in contatto con i nostri prossimi ospiti che ci riporteranno anche nel vivo di questa gara che si sta svolgendo nel Comune di Brescia. Cara Cami! Il primo a raggiungerci è Simone Ricciatti, a cui chiedo di attivare il microfono così possiamo sentire la sua voce. Simone Ricciatti, presidente dell'UISP Pesaro Urbino, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ben arrivato. Grazie. Allora, nel frattempo ecco che sono arrivate anche le nostre amiche di Brescia dal cortile, dove ormai dovrebbe essere chiusa questa edizione di Vivi Città simbolica. Vediamo il campo di gioco. Ciao Viviana, ci senti? Aspettiamo un attimo che Viviana si metta in contatto con noi. Simone, ti abbiamo chiamato anche per commentare questa fantastica gara che si è svolta Brescia. Hai avuto modo di apprezzare il percorso e il disegno che hanno realizzato le nostre amiche? Ma naturalmente è una cosa meravigliosa, ma ho avuto modo io e hanno avuto modo tutti, ma guardate là, è veramente bellissima questa edizione di Vivi Città, soprattutto nell'anno dedicato a Rodari. È molto bello, no? dare spazio al gioco, ai bambini, e ritrovare un attimino quella dimensione infantile che ci siamo dimenticati a causa di tutte le preoccupazioni che abbiamo in questo periodo. Però ecco, ritroviamo un attimino allora, il gusto di essere bambino, la sfida è una cosa importante, un bel messaggio anche da mandare. No, i primi tre. Infatti, soprattutto per i bambini che sono in questo periodo, sono i più costretti, sono quelli che probabilmente soffrono di più queste imposizioni. Vediamo che ci sono dei modi per ovviare a questa situazione. Uno
ce l'hanno mostrato le ragazze da Brescia inventandosi un gioco, in questo caso ovviamente legato a Vivi Città. Ciao Viviana, ci senti? Ciao, ora vi sento. Abbiamo decretato i primi tre vincitori maschi e le prime tre vincitrici femmine. Perfetto. Allora, intanto passo la cartelletta alle bambine. Volete provare a leggerli voi o vi aiuto? Allora, il primo vincitore maschio è Azir Driouch del Marocco, che ha vinto l'edizione 2005 del Vivi Città. Bene. Al secondo posto, allora qua ci sono i problemi della diretta, certo, non riesco a aprire il foglio. Allora, Salvatore Antibo, italiano, nel 1988. Certo. E al terzo posto, Chiara, se mi dai il bigliettino. Chiara, ricordiamo, è una delle tue figlie che ci ha aiutato nella... 9 anni, esatto. Mentre al terzo posto, se mi aiutate ad aprirlo... Si sono divertite più a giocare che ora nella parte del risultato. Sì, abbiamo fatto due giri del percorso, siamo riusciti a fare due giri del percorso nel frattempo, mentre aspettavamo il collegamento. Bene. Il terzo è Vladimir Kotov, della Russia, 1984. Bene, 1984, quindi la prima edizione. Esatto. Per Bene. Quanto riguarda le donne, la prima classifica, partiamo dalla terza o dalla prima, ditemi voi. Facciamo 3, 2, 1, la terza. La terza. Vediamo le nostre. Allora, la prima. Vediamo Chiara e Camilla, 6 e 7. Camilla, ho l'aiutante Camilla. In questa... Allora, grazie Cami. Anna Subotic, Serbia, 2018. Questo per il terzo posto. Al secondo posto si è classificata... Questa, Camilla mi dice questa. È Labani Soumita del Marocco nel 2003, edizione 2003. Mentre al primo posto... Vediamo un po'. Vivi Città 2020 abbiamo Silvia Somaggi, Italia, 1994, edizione del 94. Sì, sì. Benissimo, quindi tra le donne ha vinto un'italiana. Esatto, primo posto per un'italiana. Come lo commentiamo? Ah, lo commentiamo che ci fa piacere abbia vinto un'italiana. Ma cambia poco, perché sappiamo che Vivi Città, insomma, quello che vince è il messaggio. Quindi anche, abbiamo visto, no? nomi di persone, di atleti e di atlete che vengono dalla Serbia, dal Marocco, dalla Russia, il che ci indica anche quanto è partecipata a Vivi Città, di quante persone partecipano a Vivi Città e di quante etnie differenti. No? Quindi è una cosa molto bella, veramente una gara che unisce tutti quanti. Meraviglioso. Penso che questo sia veramente lo spirito di Vivi Città e quello che deve passare, oltre a quello che stiamo facendo, cioè una gara podistica in casa, che non è una cosa scontata, o no? Soprattutto, no, non è da tutti, è da persone che amano soprattutto la materia ludica, giocare anche con i problemi che si hanno e soprattutto mettersi in gioco, ecco, parlando sempre, restando nell'ottica del divertimento, del gioco. Parlando di gioco, abbiamo ricordato che questa manifestazione, come tutte le manifestazioni nazionali WISP, si svolgevano nel ricordo di Gianni Rodari, di cui quest'anno ricorre il 100° anniversario della nascita, e anche le nostre ragazze avevano preparato qualcosa proprio in merito. Allora, difatti, prendo un attimo la linea perché Chiara e Camilla hanno preparato due poesie di Gianni Rodari. Allora, la prima che vuole leggere, Chiara o Camilla? Io. Chiara? Chiara, passagli, ce l'hai già? Vai, la sai anche a memoria. Il gioco dei sé. Sai come andrà il sorellettino? Il cielo, sai come lo vuole? A toppe di 100 colori, cucito con un raggio di sole. Se Gianduia diventasse ministro dello Stato, farebbe le case di zucchero con le porte di cioccolato. Se comandasse Pulcinella, la legge sarebbe questa. A chi ha brutti pensieri si è data una nuova testa. Gianni Rodari. Questa è la prima poesia che abbiamo voluto dedicare in questa giornata particolare.
mentre Camilla vuole proporci Dopo la pioggia di Gianni Rodari. Prego. Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno. È come un ponte imbandierato e il sole ci passa festeggiato. È bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu, però le si vede, questo è male, soltanto dopo il temporale. Non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente. Un arcobaleno senza tempesta, questa sì sarebbe una festa. Sarebbe una festa per tutta la terra, fare la pace prima della guerra. Grazie, Camilla. Questa è proprio la poesia che ci serviva oggi, perché in effetti ci sentiamo un po', fortunatamente non ci siamo, ma ci sentiamo un po' come in guerra. E anche l'arcobaleno che hanno disegnato loro, speriamo che sia un po' di... Adesso per via del sole non riesco a mettere a fuoco. Ecco, con il nostro... apprezzato. Vedo che i corridori intanto stanno tornando negli spogliatoi. Esatto, gli atleti stanno tornando negli spogliatoi per la doccia. E vi auguriamo buona giornata, buona continuazione. Grazie a voi, grazie alle tue ragazze, sono state felice. Grazie. E ciao. Buona giornata, auguri, ciao ragazze. Ciao. Ciao, ciao. Ma Simone, che bello omaggiare Rodari in questo modo e soprattutto premiare questi atleti virtuali attraverso delle poesie, delle filastrocche, è un modo meraviglioso, meraviglioso. Mi viene in mente una frase che è famosa tra gli affabulatori, che dice che le fiabe insegnano ai bambini che... No, le fiabe non insegnano, ecco, meglio, ai bambini che i draghi esistono, perché questo i bambini lo sanno già. Le fiabe insegnano ai bambini che i draghi possono essere sconfitti, che non è una cosa da poco e non è una frase buttata lì, perché i draghi incarnano un po' le paure e le preoccupazioni, ecco, quindi anche noi adulti abbiamo i nostri cari draghi da sconfiggere e prendiamo esempio dalle fiabe, ricordiamo a tutti che i draghi, le paure, quindi le preoccupazioni, possono e devono essere sconfitte, quindi è un momento un po' così, però via, armatura da cavalieri, vestiti di entusiasmo e proviamo veramente a superare questo periodo, perché il fatto che se li abbiamo pronti i pettorali da appendere è un dato di fatto, ok? Torneremo nelle piazze, torneremo con questo. Non possiamo fare altrimenti. Questo è un messaggio veramente che manderemo. Vivicità non l'ha fermata neanche lo stare in casa, figuriamoci se non siamo pronti a ripartire. Esatto, questo diciamo è il nostro arcobaleno, il nostro tentativo di mantenere comunque vivo lo spirito di quell'iniziativa, finché non potremo farla fisicamente, no? Sì, ma la faremo sì fisicamente, ma veramente a tempi brevissimi. Superiamo questa fase 1, entreremo nella fase 2 e voilà, arriverà questa fase in cui finalmente potremo andare a ricolorare le strade con le magliette, con tutto l'entusiasmo e l'emozione che riusciamo a mettere nelle gare come questa. Meraviglioso. Vivicità un po' ci manca. Dai, l'edizione è un po' zoppa parlando di run. E scusa, posso dire una cosa? Vogliamo anche salutare, perché noi ci salutiamo fra di noi e io guardo la diretta da stamattina, forse tutti lo danno per scontato, nessuno l'ha ancora fatto. Salutiamo tutti gli atleti e le atlete che sono a casa, tutti i e le runner, perché in questo periodo, tra l'altro, in questo periodo di coronavirus sono stati trattati un po' male, no? Un po' da untori, sembra che sia un po' colpa loro il fatto che il virus sia dilagato in questo modo. Ecco, ricordiamo che e gli atleti e le atlete, i runner, quelli seri, stanno a casa, rispettano le regole e anzi, parlo per la mia città che è Pesaro, ma credo che sia successo in tutte le altre città, le associazioni sportive dilettantistiche che si occupano di podismo hanno anche dato una bella mano in maniera economica, devolvendo molti i soldi che erano già previsti per le gare, per le premiazioni, per gli sponsor, ecco, sono stati devoluti alla Protezione Civile, alla Croce Rossa Italiana, quindi questo è un bellissimo messaggio che Vivicità non si è fatta fisicamente, ma il suo contributo lo ha sempre dato l'anno scorso con Terre des Hommes, quest'anno ad esempio, ecco, abbiamo aiutato per quello che potevamo fare la Croce Rossa e la Protezione Civile e le associazioni chiaramente che si occupano del coronavirus nei vari territori.
Grazie Simone, hai fatto bene a ricordarlo, perché in effetti la solidarietà si è mobilitata in questo periodo da parte di tutti, in particolare anche delle associazioni sportive che si sono sentite vicine e hanno cercato di rendersi utili. Io ti ringrazio per il tuo contributo, per essere stato con noi e ti saluto. Ma sono io che ringrazio te e voi tutti, un abbraccio virtuale e ci vediamo in piazza, ragazzi. Pettorine pronte. Grazie. Ciao, grazie mille. Ciao. Dopo la gara di Brescia che si è conclusa, quindi abbiamo potuto vedere chi fossero i vincitori, ora procediamo con i collegamenti, anche perché bisognerà commentare questi risultati. Ci vorrà qualcuno che ci racconti che tipo di protagonisti sono stati quelli che abbiamo visto vincere a Brescia. Per fare questo intanto riprendiamo il collegamento con Ivano Maiorella, che vedo già in... ti chiedo solo... Stile di Brescia della casa di Viviana, una social WISP di Paratico per la precisione. Brescia e Bergamo confinano con Limano proprio in questo paese, piccolo centro che noi abbiamo scelto un po' a simbolo di questa edizione virtuale di Vivicittà. Abbiamo in collegamento adesso, dovremmo avere in collegamento il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Sto cercando di... Oh, eccomi qua. Ciao, buongiorno. Eccoci qua. Volto buongiorno. Noto e amico. Grazie direttore di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, chiediamo alla nostra regista Francesca Spanò se riesce a ripristinare il collegamento con Paratico di Brescia, come abbiamo detto, perché, direttore, oggi è stata simulata una Vivicittà, non so se hai seguito la diretta. No, prima, non l'ho seguita, devo essere sincero, non l'ho seguita. Allora, con due bambine, figlie di una social WISP, Chiara e Camilla, che attraverso un circuito costruito nel loro cortile di casa, il centro si chiama Paratico ed è al confine tra Bergamo e Brescia, quindi un'occasione di gioia, di gioco per queste bambine, tutti noi, tutta Italia era in questo cortile tra Brescia e Bergamo insieme a loro. Hanno realizzato un gioco, una edizione virtuale di Vivicittà fatta attraverso una pista con dei nomi, i nomi dei vincitori delle 36 edizioni di Vivicittà, maschi e femmine. E sai com'è finita, direttore? È finita che al primo posto si è classificato Driouche del Marocco, che ha vinto nel 2005, poi al secondo Totò Antibo, che vinse nel 1988, e al terzo Vladimir Kotov, 1984, la prima edizione di Vivicittà, direttore. E Corriere dello Sport ci ha sempre seguito. Ecco, ti chiediamo un po' di commentare questa ma storia. Ma guarda, Ivano, la posso commentare con una parte di tristezza e una parte di allegria, nel senso che stiamo vivendo una vita simulata un po' tutti. Sinceramente preferiamo viverla attivamente, quindi non virtualmente, ma in modo fisico presente. È chiaro che tutti noi stiamo cercando in qualche modo di interrompere questo circuito di assenza ed è molto divertente. Sto vedendo infatti Viviana, se non sbaglio, sto vedendo il percorso che i bambini hanno compiuto, no? E lo trovo piacevole il fatto che comunque si cerchi sempre un'alternativa anche alla clausura. E dispiace non poter fare le cose che vorremmo fare, che avevamo organizzato, che avevate organizzato. Però questa è la vita in questo momento. Questa è la vita in questo momento. Ecco, dal punto di vista della stampa e dell'informazione sportiva, Ivan Zazzaroni, direttore di Corriere dello Sport, quanto è importante l'informazione in questi giorni un po' di clausura forzata e in particolare che cosa avviene nell'informazione sportiva? Ma noi abbiamo virato proprio sull'attualità, cioè sport non c'è, per cui lavoriamo su quello che potrebbe esserci, che dovrebbe esserci, che dovrà esserci, cioè una ripartenza, perché la cosa più importante l'ha detta Bassetti oggi, Bassetti che ha 91 anni, ha detto non si lotta da fermi, bisogna assolutamente ripartire, bisogna assolutamente convivere con il virus, perché nessuno ci dà certezze di quando finirà. E quindi è chiaro che noi oggi dobbiamo, non noi, il governo stesso, tutti quelli che possono impegnarsi, comitati scientifici e altro, trovare delle soluzioni per permetterci di uscire di casa e di convivere con il virus fino a quando non sarà trovato questo benedetto vaccino. Quindi vuol dire non smettere di stare in casa, essere molto responsabili, perché si deve passare alla responsabilità individuale, non solo,
però cercare di uscire, di far riaprire le fabbriche, riaprire lo sport, riaprire le attività, far correre la gente, sempre in sicurezza. Però noi non possiamo pensare di stare 4 anni, 4 mesi, 3 mesi, 2 mesi fermi come oggi, perché sennò quando usciamo non troviamo più niente. Cercare alternative, come dicevi te, direttore. Viviana, da Brescia, ci stai sentendo in questo momento? Io non sto riesco... Sto seguendo tutto, ecco, il discorso. Ecco, allora, Viviana, ci piacerebbe che proprio dal cortile di casa tua, da Brescia, partisse un messaggio anche indirizzato al direttore di uno dei più importanti quotidiani italiani, non dico quotidiani sportivi, dei più importanti quotidiani in assoluto italiani. A te, Viviana. Il nostro ha voluto essere un omaggio appunto a Gianni Rodari, che ci ha permesso di costruire questo percorso e chiamarlo con giusto due parole. Abbiamo trovato fantasia e gioco, che erano le parole che contraddistinguevano appunto Gianni Rodari in quanto attento all'educazione dei bambini e dello sport. Quindi il Vivicità della Fantasia, edizione 2020, da Paratico, con io che sono Viviana, Chiara e Camilla. Direttore, fantasia e gioco, lo sport del territorio chiede questo. Come giornalisti, come informazione, possiamo prendere l'impegno di dare un contributo? Ah, ma assolutamente, noi lo stiamo dando giorno dopo giorno. Poi io sono molto legato a Brescia, perché la mia compagna è bresciana, per cui conosco bene la realtà di Brescia, i genitori, i fratelli a Brescia, quindi sappiamo quanto è stata colpita la città, e è importante sapere che c'è questo tipo di reazione, perché i bresciani sono gente che non si ferma, come i bergamaschi peraltro, quindi esatto, quindi è gente che lavora, gente che ha voglia comunque di uscire, di fare, di lavorare, di affrontare il problema. Vorrei che questo tipo di spirito potesse essere trasferito anche ad altri, ma soprattutto a chi decide, perché il problema oggi in Italia è che ci sono troppe voci che parlano, anche il cane, vedi, cioè, però tutti parlano, anche il cane, e quindi no, tranquillo. E quindi sarebbe opportuno trovare una voce sola che fosse veramente riassuntiva di tante altre voci, perché creano soltanto confusione. Oggi noi non sappiamo veramente nulla, sappiamo tante cose, non sappiamo nulla. Per cui mi auguro sinceramente che si arrivi a una sintesi e che soprattutto la gente possa ricominciare pian piano a vivere. Grazie, grazie direttore, scusate, forse avete sentito un cane che ha abbaiato. No, sta reclamando l'uscita. Esatto, ecco, grazie a loro riusciamo ad uscire anche un po' noi. Grazie, grazie direttore, ti lasciamo grazie al tuo lavoro. Grazie a voi. Grazie, grazie anche a Viviana. Grazie a Viviana, grazie alle tue figliole che a distanza abbracciamo, tutta l'Italia l'abbraccia, tutta la WISP, Chiara e Camilla. Grazie. Grazie mille, buona giornata. Viva, viva WISP Brescia, arrivederci. Arrivederci. E in collegamento dovrebbero entrare in questo momento Massimo Tossini e Franco Fava, così annuncio anche un po', la nostra scaletta sta andando a esaurimento. Massimo Tossini dovrebbe in qualche modo apparirci. Massimo Tossini, abbiamo sentito la classifica di questo Vivicità virtuale che ci hanno raccontato Chiara e Camilla, poi non tanto virtuale, perché comunque, come diceva Ivan Zazzaroni, lo sport cerca sempre alternative, e noi di Vivicità, la corsa più grande del mondo, l'abbiamo cercata nel cortile della casa di Viviana Paratico. Massimo Tossini, se ci sei, volevo fare quello che io e te facciamo da tanti anni, ovvero a quest'ora, con un collegamento che è solitamente garantito da Radio 1 Rai, commentiamo i risultati, anzi diamo i primissimi risultati. Ricordiamo che pochi minuti fa il presidente della WISP è stato ospite in diretta su Rai News 24, e quindi in qualche modo stiamo cercando di riprodurre una sorta di copertura mediatica che viene garantita da vari media. Abbiamo ricordato Radio 1 Rai stamattina, siamo sull'home page di Rai Sport,
prima col direttore del Corriere dello Sport, Vivi Città gode di tanta simpatia, anche in questa edizione un po' speciale. Massimo Tossini, ci sei? Non sappiamo. Buongiorno. Se... Eccoci. Ciao Massimo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, hai sentito questa classifica che ci ha dato Viviana? Sì, sì, l'ho sentita. Allora, per la prima volta, diciamo, sono stato preceduto, perché normalmente la classifica la davo io. Questa mattina Chiara e Camilla mi hanno battuto sul tempo. Allora, Massimo Tossini, hai visto che, ad esempio, Vladimir Kotov, che vinse la prima edizione, è di nuovo sul podio, è arrivato terzo. Commentiamola un po' anche dal punto di vista storico, facciamo un viaggio tra spazio e tempo. Sì, storico proprio, perché appunto era il 1984 quando vinse Valery Kotov, era la prima edizione, come diceva prima Massimo De Luca, tutti ci davano per pazzi, insomma, per aver pensato a questa corsa con queste classifiche compensate, eccetera, eccetera. Allora addirittura c'era la mezza maratona, che era la corsa principale, poi c'erano una 10 km, una non competitiva, per cui le distanze erano addirittura 3. E niente, però insomma andò tutto bene, mano a mano negli anni, diciamo, questa corsa è diventata sempre più importante, il numero delle città è sempre via via aumentato, tutta... Il Gotha del podismo italiano ha partecipato a Vivi Città in questi anni, sia per quanto riguarda i maschi che per quanto riguarda le donne. Ecco, Massimo Tossini, qualche aneddoto. Ad esempio, io mi ricordo la WISP era ancora a Via Carrara, al Flaminio, la WISP nazionale, era, se non sbaglio, il 1986 o 87, si rimase a notte fonda ad aspettare i risultati di New York, perché Vivi Città è sbarcata anche a New York, Massimo. Sì, allora era il nostro sponsor, era LS, come vedete ho tirato fuori una vecchia maglietta, una vecchia felpa di Vivi Città del primo anno. Faccela vedere, mettiti in piedi perché non l'abbiamo vista. Ecco. Il logo storico di Vivi Città. E sì, attraverso l'LS appunto avemmo questo contatto con gli organizzatori della Maratona di New York. Io mi ricordo un mio storico incontro, perché insomma era un po' un mito, con Fred Lebeau, che era la persona che aveva ideato la Maratona di New York. E per la prima volta organizzammo questo Vivi Città anche a New York, per cui poi con il sistema del fuso, eccetera, eccetera, insomma rimanemmo più tempo del solito ad aspettare i risultati. Io direi comunque, ecco, volevo aggiungere questo, che quest'anno appunto normalmente ero lì ad annunciare un vincitore e una vincitrice, con Ivano sempre che mi prestava, perché poi nel nostro ufficio appunto si creava questa task force con tutte le varie segreterie, eccetera, eccetera, che praticamente raccoglievano i dati dalle diverse città, poi tutto finiva con un grande rinfresco, diciamo, a base di porchetta portata da Teresa, una delle nostre collaboratrici. E quest'anno voglio dire che i vincitori sono stati tanti di più, sono stati circa i 40-45 mila partecipanti a Vivi Città di ogni anno, che oggi sono rimasti a casa contribuendo a farci uscire da questa situazione che stiamo vivendo. Massimo Tossini, grazie per quello che hai detto. Ne approfittiamo per ringraziare, come hai già fatto, tutte le tante persone che solitamente in queste ore avrebbero affollato la direzione nazionale WISP, e quindi parliamo di tutti i vari collaboratori, parliamo dei ragazzi in servizio civile, parliamo dei volontari, parliamo di chi lavora nella WISP, quindi un grazie virtuale a tutti. Massimo Tossini, forse vedi nel monitor un volto amico, quello di Franco Fava. Buongiorno Franco. Buongiorno Ivano, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. Franco Fava, indimenticabile siepista, atleta azzurro e grande amico di Vivi Città, sin dalla prima edizione. Franco Fava. Assolutamente sì, sin dall'anteprima, perché ci fu un'anteprima della prima edizione che si svolse a Perugia. Avete ricordato l'aiuto,
l'apporto dato dall'ALS all'avvio di questa avventura del Vivicittà, che ha fatto storia nel mondo dello sport. E infatti l'anteprima si svolse a Perugia e io partecipai, pur avendo dato l'addio all'attività agonistica già da qualche stagione, e fu un'esperienza bellissima, perché tutto questo poi, come state ricostruendo voi, avvenne in un periodo storico molto importante per lo sport italiano, per l'atletica italiana, per il podismo italiano, per lo sport di massa, quello per tutti, perché era successo che un italiano quasi sconosciuto, Orlando Pizzolato, ha vinto per due volte di seguito nella famosa maratona di New York, quella di Fred Lebow, nell'84 e nell'85. Lo stesso Pizzolato poi partecipò anche al nostro Vivicittà. E poi, come si ricordava, l'LS ebbe una visione globale, mondiale, grazie all'avvocato Bustenghi, allora direttore generale dottor Servadio, perché sponsorizzò addirittura un'edizione, più edizioni, ma in una edizione in cui l'LS era sponsor ufficiale, quindi marchio italiano, sponsor ufficiale della Maratona di New York, fu vinta da un certo Gianni Poli, con tanto di maglietta LS. Quindi c'era da una parte il prestigio del podismo italiano che dominava nella maratona più popolare e più famosa al mondo, e c'era anche il prestigio di avere un marchio italiano al 100% che era sulla vetrina, sul palcoscenico mondiale. Fu un periodo d'oro in cui il Vivicittà, questa grande avventura, diede un po' il senso di quello che sarebbe stata l'evoluzione dello sport per tutti, dello sport di massa come lo conosciamo oggi, perché non so se vi ricordate, ma la difficoltà fu proprio una scommessa, la difficoltà maggiore, che potrebbe essere un po' adesso ritirata fuori dai cassetti per essere rivalutata con un nuovo occhio, con la nuova tecnologia che c'è oggi. La difficoltà maggiore era quella di avere una classifica comparata, nel senso che venivano calcolate le varie difficoltà che c'erano tra i vari percorsi, perché i percorsi non potevano essere naturalmente omogenei tra di loro. E fu un lavoro non facile in cui intervenne il professor Dalmonte dell'Istituto di Medicina dello Sport, intervennero degli allenatori di atletica, e questa esperienza secondo me dovrebbe essere rivalutata ancora oggi. Mentre parlavamo mi veniva in mente, noi abbiamo avuto pochi mesi fa il primo uomo al mondo a correre per esempio la maratona sotto le due ore, anche se non era una gara ufficiale, con Eliud Kipchoge, record non omologabile. Però c'è sempre la discussione in atto oggi, dove hai fatto il record, su quale percorso, più veloce, meno veloce, più difficile. La maratona più antica al mondo, quella di Boston, si sa che non ha un percorso facile, quella di Berlino invece si sa il contrario, è un percorso velocissimo. Ecco, io applicherei la formula che fu adottata grazie alla WISP, grazie all'Istituto di Medicina dello Sport, grazie a tutti quelli che collaboravano allora alla Federazione Italiana di Atletica. Vorrei, sarebbe bello poter riproporre questa formula nell'odierno panorama mondiale delle maratone, che nel frattempo sono cresciute, per stilare una classifica globale delle maratone con i tempi compensati rispetto al percorso in cui è stato ottenuto quel tempo. Sarebbe bellissimo, partendo da questa esperienza, trasportarla al mondo di oggi. Bella, bella la tua proposta. Massimo Tossini, ti ringraziamo e ti salutiamo. Grazie, grazie a voi e grazie a tutte le persone che hanno partecipato. Franco Fava, tu hai ricordato Gianni Poli. Io ho preso un opuscolo realizzato dalla WISP sulla storia di Vivicittà. Gianni Poli, terzo nella classifica unica internazionale nell'86. Erano anni davvero particolari e ovviamente arrivò a Roma, perché in quegli anni Roma era un po', allineava i migliori in gara, e l'anno prima vinse sempre a Roma Orlando Pizzolato. Allora, anni importanti che tu hai ricordato anche per il ruolo dei sostenitori
di Vivicittà, di allora, l'LS, e di oggi. Vogliamo introdurre, a proposito dei sostenitori di oggi, Umberto Terenzio di Marsh. Non so se il collegamento è pronto. Buongiorno. Ecco Umberto Terenzio. Buongiorno. Ciao, Umberto. Ciao a tutti, buongiorno. Parlavamo dell'importanza del sostegno dei partner. L'UISP non li chiama sponsor, li chiama partner, proprio perché sono parte attiva nell'ideazione, come diceva Franco Fava, e nell'organizzazione di questa corsa. Qual è il ruolo di Marsh, Umberto Terenzio? Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di averci dato la possibilità di partecipare anche quest'anno a questa manifestazione. E per tornare alla domanda, io credo che il ruolo della Marsh di sostegno si sposa benissimo con le cose che dicevi te, Ivano, nell'introduzione. Noi siamo da sempre partner della WISP in tante attività e anche sostenendo anno dopo anno questo programma di attività che si incentra a sostegno delle grandi manifestazioni, in particolare Vivicittà. Vivicittà perché tra le grandi manifestazioni della WISP è quella, come appunto si capisce oggi, quella storicamente più antica, se vogliamo, se si può dire così, e che porta in sé tutta una serie di messaggi sui quali c'è la condivisione di un'azienda come la Marsh e anche la vicinanza. E quindi per questo intervento e questo sostegno è un sostegno molto, molto sentito. Ecco, e in questo momento parlare di Marsh significa anche parlare di sicurezza. Il tema della sicurezza ci richiama a quello della salute. Ecco, fare sport in sicurezza, perché la salute è l'obiettivo primario, Umberto Terenzio. Assolutamente. E noi, per quello che possiamo vedere dal nostro osservatorio, sì, vediamo come lo sport sia, diciamo, ormai inserito nell'ambito delle attività che caratterizzano in modo migliore lo stile di vita e che ovviamente determinano una maggiore salute dell'individuo, e quindi dal punto di vista anche della sicurezza e della prevenzione lo sport ha effetti positivi, e quindi assolutamente c'è una vicinanza anche su questi temi un pochettino più specifici, ma sicuramente importanti. Grazie a Marsh, grazie a Umberto Terenzio. Grazie, io volevo solo salutare tutti, mi sono preparato con la maglietta della WISP, ecco, di Vivicittà, e poi se mi riesce, vi chiedo scusa un secondo, eccola, volevo condividere con tutti voi, non so se lo vedete, se si vede. Sì. Questo proprio per significare la vicinanza fra noi e la WISP su tutti i temi appunto della sicurezza, della solidarietà, della salute, dell'ambiente, della diversità, dell'inclusione, cioè tutti i temi che in questi anni poi sono stati il leitmotiv e i messaggi che la WISP ha fatto passare attraverso le proprie manifestazioni. Noi l'anno scorso abbiamo celebrato i 50 anni della Marsh in Italia, abbiamo realizzato un libro fotografico inserendo, diciamo, tutta una serie di foto collegate ai nostri principali clienti e partner, e abbiamo voluto inserire anche la foto della WISP che celebra non so quale edizione di Vivicittà, e con questo appunto volevamo un attimo salutare e ringraziare comunque la WISP. Grazie Umberto Terenzio. Noi abbiamo visto, diciamo così, in bassa frequenza, una volta si diceva in questa maniera,
ma chi ci segue su Facebook non è riuscito a vedere, ma è descritto molto bene. Si tratta di un messaggio che la WISP ha mandato proprio in occasione di questa pubblicazione speciale di March, e questo binomio proseguirà, ci auguriamo, nel futuro. Grazie Umberto, grazie, Terenzi. Grazie. Arrivederci. E Franco Fava, mentre parlava Umberto Terenzio, io scorrevo una delle vecchie rassegne stampa di Vivi Città, perché te, oltre a avere una brillante carriera di atleta, eri e sei poi diventato una prima firma del Corriere dello Sport. Sai che scrivevi nel 1984, caro Franco, 25 marzo 1984, da un inserto dell'Espresso, c'è scritto in questa fonte, e scrivevi: le città da 20 saliranno un domani a 40 e forse anche a Vivi Città la corsa a piedi made in Italy potrà essere esportata. Ma sai che ci avevi ragione, sei stato buon profeta, Franco Fava. Direi proprio di sì, infatti sono orgoglioso di aver scritto queste cose in tempi non sospetti, ma d'altra parte era naturale per uno come me, che veniva da questo ambiente, aveva corso la maratona anni prima, l'Olimpiade di Montreal 76, ancora quasi da ragazzo, quindi non da veterano, perché come me aveva iniziato subito l'attività giornalistica ed aveva anche vissuto la nascita di questo movimento, che è diventato più di uno stile di vita e che noi abbiamo contribuito ad esportare nel mondo come Running Made in Italy, con tutto quello che ne competeva. Io ricordo che quando ancora non era così famosa la Maratona di New York, grazie anche alla rivista Correre, che nacque proprio in quegli primissimi anni Ottanta, portai il primo gruppo organizzato di maratoneti italiani a correre a New York. Sapete quanti erano il primo gruppo? Adesso ogni anno vanno in almeno 3.000-3.005, c'è stato un record di qualche anno fa che addirittura ha sfiorato le 4.000 unità. Erano 85 italiani che per primi corsero, organizzati come gruppo podistico italiano, la maratona di New York. Da lì è chiaro che ci sarebbe stata un'evoluzione, come poi la città ha dimostrato negli anni, crescendo, esportando questa formula fantastica un po' in tutto il mondo. E, insomma, dobbiamo essere orgogliosi di questo, rendercene conto, soprattutto per guardare avanti, perché nel 2021 bisogna inventarsi qualcosa di ancora più nuovo. Grazie Franco, è stato importante ricordare questo aspetto e introdurre un altro partner, Neo, un neo ingresso, tenitore di Vivicità. Si tratta di Iaco e abbiamo collegato con noi Mauro Radaelli. Buongiorno Mauro. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. È un piacere. Grazie a lei. Un piacere condividere, diciamo, questa domenica. Che Vivicità è una corsa portatrice di solidarietà, di diritti, di pace in tutto il mondo, ma anche una corsa che tiene a chi la sostiene, perché anche grazie a voi Vivicità, in giorni complicati come questi, ma ci auguriamo entro l'anno di farla nelle strade di tutta Italia, può essere realizzata. Ecco il ruolo di Iaco in qualche attimo, se riesce Radaelli, perché siamo un po' in ritardo. Sì, velocissimo. Sì, vi sto seguendo anche da stamattina alle 9:30. Molto interessante tutti gli interventi. Bello vedere cosa siete riusciti a organizzare, a fare in questo momento così difficile per tutti. Un complimento a tutti, bravi. E per quanto riguarda la nostra collaborazione, il secondo anno di rapporto come sponsor tecnico con la WISP nazionale. Ricordo che Iaco è lo sponsor tecnico per quanto riguarda l'atletica e il basket. Venendo nello specifico di Città, che è l'argomento principe della giornata, principale della giornata, siamo molto spiaciuti di non aver potuto dare seguito, purtroppo, per questa situazione. Noi eravamo già
allineato con tutti gli staff organizzativi per le maglie per la conferenza stampa a Roma, per le maglie per i comitati, per lo staff organizzativo dei vari comitati regionali. E, è una gara che ci piace molto per i suoi valori, per quello che esprime, per la sua storicità, per la sua, il suo coinvolgimento, tutti i valori che si allineano molto bene a quelli che sono i concetti principali di IACO, che è un brand sportivo, per cui tutto quello che pone WISP in queste manifestazioni si rispecchiano chiaramente con quelli che sono i valori e i concetti di IACO, che, e per cui ci siamo trovati subito, immediatamente e magicamente con questa organizzazione. Purtroppo il primo anno è stato l'anno scorso con un ingresso molto soft, quest'anno avremmo fatto le cose molto meglio, molto bene, prevedendo tutta una serie di iniziative per la WISP nazionale, poi per i vari comitati regionali, però purtroppo insomma siamo stati stoppati. Ma è solo un intervallo, lo vogliamo vedere, per poi riprendere alla grande con le prossime edizioni, dove vogliamo essere, ci teniamo molto a essere presenti a fianco di WISP nazionale. Grazie, grazie Radaelli, è un auspicio che noi prendiamo come un impegno da parte di un'azienda importante internazionale come IACO. La salutiamo Radaelli, grazie. Grazie, in bocca al lupo e un caro saluto a tutti. Forza, forza Vivi Città allora. Forza Vivi Città. Franco Fava, grazie anche per la pazienza. E torniamo da te perché non possiamo non parlare di Vivi Città e di Corriere dello Sport senza ricordare il nostro amico Vanni Loriga, che sicuramente ci sta seguendo perché siamo in contatto costante. Proprio qualche giorno fa, Franco, mi ha scritto Vanni Loriga chiedendomi: mi dai tutti gli albi d'oro di Vivi Città, perché c'è un giovane che sto seguendo che sta facendo una ricerca. Quindi sempre uno amante dei numeri, delle statistiche, come deve essere anche un giornalista sportivo, Vanni Loriga, nostro amico storico, capo ufficio stampa nella primissima edizione. Sì, Vanni Loriga è anche lui un veterano del Vivi Città ed era stato abile all'inizio del Vivi Città stesso a dirigere un complicato ufficio stampa, devo dire, perché io ricordo come fosse ieri, come Massimo ricordava prima pure, quei momenti agitati nel post-gara per riuscire a decifrare nel più breve tempo possibile questa famosa classifica compensata per capire chi avesse vinto o meno. E Vanni era un artista in questo, perché ha una conoscenza dell'atletica e dello sport come pochissimi hanno, e ha una memoria pazzesca, ha una cultura sportiva infinita, e colgo l'occasione non solo per salutarlo, comandante, come noi lo chiamiamo, Vanni Loriga, ma soprattutto per ricordare che Vanni Loriga sta producendo dei ricordi molto belli su alcuni personaggi dell'atletica italiana che hanno scritto la storia dell'atletica italiana, da Dordoni a Mennea, andando ancora più indietro, che sono pubblicati con frequenze settimanali sul sito della Federazione Italiana di Atletica Leggera, fidal.it. Andatevi un po' a leggere e capirete molto del fascino dell'atletica e di cosa voglia dire aver vissuto una vita dal di dentro in questo sport. Grazie per le tue parole e per i tuoi ricordi, Franco Fava. Ti aspettiamo al prossimo Vivi Città, tra qualche settimana, mese, speriamo entro il 2020. Grazie Franco. Assolutamente sì, grazie Agurone a tutti, buon lavoro. Abbiamo staccato anche con Franco Fava e avrete capito che i nostri tempi si stanno un po' dilungando rispetto a quelli che avevamo previsto, ma cerchiamo di dare una rappresentazione il più possibile fedele, diciamo, di questa corsa che ha molte facce, molti lati. Elena Fiorani, abbiamo cercato di raccontarli tutti da stamattina alle 9:30 con tanti collegamenti, tanti amici, tanti giornalisti, e vogliamo, ecco, chiudere la serie dei collegamenti con la parte più importante. Senza lo sport del territorio
senza le società sportive del territorio non ci sarebbe nulla, non ci sarebbe Vivi Città. Quindi vogliamo, ecco, un po' raccontare questo dopo gara, Elena Fiorani, perché abbiamo un po' simulato uno svolgimento di Vivi Città, c'è stata una partenza, c'è stato il sogno, l'emozione di partecipare attraverso il video della ragazza, c'è stata la partecipazione, c'è stato l'arrivo, abbiamo visto il cortile della casa di Viviana, di Brescia, ecco, e adesso c'è il dopo gara. Che succede quando finisce una corsa? I partecipanti vanno a casa, magari con la medaglia dell'UISP, però c'è chi rimane a continuare un lavoro che è iniziato nelle primissime ore della mattina, mettendo le transenne, i nastri stradali e chiedendo tutte le autorizzazioni, un lavoro infinito. Questo significa organizzare lo sport del territorio. A te, Elena Fiorani, vedo che c'hai già un ospite. Sì, grazie Ivano. Infatti ora passiamo proprio a questo aspetto della gara e delle organizzazioni, soprattutto di una manifestazione così impegnativa come può essere Vivi Città. Qui con noi per parlare di questo aspetto abbiamo proprio due presidenti di comitati UISP. Abbiamo Domenico Lattanzi di Latina e Andrea Dreini del comitato La Spezia Val di Magra. Benvenuti intanto a tutti e due. Vediamo se ci sentite e se ti sentiamo. Sì, ciao a tutti. Io sento bene, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Benissimo, grazie, vi sentiamo. Allora partiamo da Latina, che vedo ora qui davanti a me. Buongiorno Domenico. Cosa ci puoi dire di questa, cosa ci puoi dire di questo aspetto dell'organizzazione, del post-gara, quando sembra che la festa sia finita e invece entra in campo un'altra parte di lavoro molto importante e molto impegnativo? Sì, certo, è così. Vivi Città ha fatto 36 edizioni, io personalmente ne ho fatte 25, quindi un po' di esperienza ce l'abbiamo. E quindi seppur abituato fin dalla mattina alla gente che va, che viene, allo scappidio degli atleti, a vociare di tutti i bambini, a un certo punto cala silenzio, lo speaker sta zitto e lì cominciano le riflessioni, il post gara. La gioia ci fa pensare già domani a ricomincio, a nuovo appuntamento, quindi vai con le pacche sulle spalle ai tuoi collaboratori, ai dirigenti, ai volontari, a tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento. Ed è solo belle sensazioni. La domanda che ti fanno poi è la solita, no? Com'è andata? Tutti in ansia, com'è andata? E tu ringrazi e dici bene, ma già pensi a quello che rifarai e che va migliorato e quindi già ti proietti all'anno successivo. Quindi rinnovi l'appuntamento perché la giornata di sport è per tutti, è stata una festa. E quindi già ti proietti all'anno successivo, ecco, quindi questo è il curare, ma non è finito perché poi per noi dirigenti ci stanno le solite pressioni, quindi i social, le classifiche, le pubblicazioni, l'invio a mandare le classifiche a nazionale, quindi le solite pressioni, quindi per noi è comunque rimane sempre aperto. Benissimo. Domenico, ci hai dato un bello spaccato di quello che vuol dire Vivi Città, oltre il momento che vediamo tutti e che ormai abbiamo imparato a vivere anche con i social, in diretta anche con voi. Negli anni scorsi abbiamo seguito anche le dirette della Corsa da Latina, ma appunto c'è tutto un mondo di persone, di lavoro che va avanti anche una volta finita la gara. Quindi grazie per questo. Grazie a voi e complimenti per questo Vivi Città, è stata un'altra bella esperienza. Grazie mille, grazie Domenico. Passiamo adesso la parola invece ad Andrea Dreini dalla Spezia, anche lui un dirigente del territorio, quindi anche tu conosci bene queste sensazioni. Assolutamente, ha già detto quasi tutto il mio collega presidente. La cosa che vorrei sottolineare è che Vivi Città è un lavoro che dura quasi un anno, da un anno all'altro, ed è fatto la maggior parte del tempo da volontari. Noi che abbiamo negli ultimi anni abbiamo avuto una media di 1500 persone partecipanti, vuol dire coinvolgere dagli 80 ai 110 volontari. E sono loro poi che fanno Vivi Città, perché io magari faccio le premiazioni, poi mando le classifiche, lavoro un po' sui social, ma se non ci fossero loro che dalle 5 del mattino lavorano su queste cose, non ci potrebbe essere altro. Cioè non si potrebbe fare Vivi Città.
Infatti, infatti. Andrea, con te approfitto anche per tornare un attimo sull'elemento che ha unito e unirà, speriamo, tutte le manifestazioni WISP di quest'anno, che è il ricordo di Gianni Rodari, proprio perché tu in prima persona hai lavorato alla grafica che accompagna queste grandi manifestazioni. Esatto, io oltre a fare il presidente e il dirigente WISP faccio anche il grafico ormai dagli anni 90 e devo dire che quando Ivano la prima volta, 6-7 anni fa, se non mi ricordo bene, mi ha chiesto di lavorare alla grafica delle grandi manifestazioni è sempre stato un onore per me ma anche un'emozione. Quest'anno ancora più emozione perché si lavorava con Gianni Rodari che è un po' un totem, un mito della nostra letteratura e io devo fare outing perché quando ero bambino non amavo Gianni Rodari, l'ho scoperto da, diciamo, da vecchio, da adulto, come volete dire voi. E pensando alla grafica, parlando con Ivano, facendo dei brainstorming con tutta la dirigenza WISP, la prima cosa che ci è venuta in mente è gli animali. Da qui mi sono inventato, sono tornato a disegnare, e quello che poi è uscito poco, perché poi usciranno altri animali come Bicincita, anche se non si farà, e Summer Basket, lavorare sul mito, sugli animali, sulle favole, e con i bambini, il gioco e lo sport. Infatti abbiamo già, per adesso abbiamo potuto vedere le immagini e la grafica di Gioca Gin con esatto. La foca e di Vivi Città con l'elefantino, che non è in pista, però abbiamo già potuto apprezzare il giusto approccio, diciamo, a questa... a quest'anno così ispirato dalla fantasia, dalla creatività. Esatto, esatto. Salutare Gino Ciofini, presidente dell'WISP Arezzo, che è arrivato in collegamento con noi. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Ciao Gino, benvenuto. Grazie. Quindi, anche tu Gino, immagino avessi già ricevuto le magliette di Vinicità e tutti i materiali con questo elefantino che avrebbe accompagnato la manifestazione. Sì, eravamo pronti a fare oggi questa manifestazione. Ti sentiamo male Gino, aspetta un attimo, vediamo se riusciamo a migliorare un po' il collegamento. Intanto torno un attimo da Andrea. Sempre per quanto riguarda queste grafiche, quest'anno abbiamo prodotto anche uno spot per Gioca Gin grazie alla foca che hai disegnato tu. Bellissimo, bellissimo, in stop motion, una cosa veramente bella. Peccato che non ci ho pensato io, ma è stata una cosa, come si dice, stupenda, non ho altri aggettivi. Speravo che si facesse anche con l'elefantino, ma si vede che non avete avuto tempo. Era già partito, diciamo, Francesca Spanò, che si occupa della regia di questa trasmissione, Laila Musa che ci segue, avevano già iniziato a mettere in campo una storia per far vivere questa avventura al nostro amico elefantino, ma per adesso la produzione... Solo per adesso, dai. È solo uno stop dovuto a questa cosa qua, ma siamo positivi, siamo. Vediamo se Gino ora riusciamo ad ascoltarlo meglio. Mi sentite? Mi sentite meglio ora? Sì, mi pare proprio di sì. Forse era messo male il microfono. Ok, quindi dicevamo, questa sospensione di Vivi Città, come la vivete? Che ricordi hai di questa manifestazione? Che emozioni ti sveglia? Beh, sai, questa è una manifestazione che rappresenta la WISP nel modo migliore. È la manifestazione della WISP. Noi ad Arezzo l'abbiamo sempre, ogni anno l'abbiamo sempre fatta e penso a questo momento particolare. Eravamo alla fine della corsa, della gara, dell'insieme e di tutto. Ecco, ora iniziava quel momento di rilassatezza e di soddisfazione perché magari tutto era andato bene e eravamo riusciti a concludere un'altra edizione di questa bella nostra manifestazione. E qui c'era quella solidarietà, emergeva quel senso di appartenenza alla WISP, in particolare proprio a questa manifestazione della WISP. Sono sensazioni che purtroppo quest'anno e oggi, in questa giornata, non abbiamo potuto provare, ma io mi auguro e credo e spero che presto potremo tornare a provarla questa soddisfazione e a ricorrere per le strade tutti insieme in maniera bella e colorata.
Questo è un auspicio, vediamo, e prima si realizzerà e meglio sarà per noi. Esatto, speriamo che al più presto potremo riprendere la nostra vita normale e quindi anche le nostre attività sportive. Io vi ringrazio entrambi, Gino Ciofini e Andrea Treini, per la loro partecipazione, per aver contribuito alla realizzazione di questa diretta. Grazie della partecipazione. Ciao, ciao a tutti. Grazie a voi. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, grazie. Ora proseguiamo con il giro dei nostri comitati. Nel frattempo è tornato con noi Ivano Maiorella. Ciao, ciao Elena, ciao a tutti. Allora, rimangono ancora delle voci che vogliamo sentire appunto dai comitati, come dicevamo, delle voci del territorio che ci raccontano quello che è normalmente Vivicittà e come si fa fronte invece adesso a questa situazione inedita, Ivano. Certo Elena, io spero che questa mattina siamo un po' riusciti a raccontare tutte le facce di Vivicittà, tutti i lati di Vivicittà, i diritti, l'ambiente, la solidarietà. Lo abbiamo fatto con tanti amici dai comitati, lo abbiamo fatto con tanti amici dei comitati territoriali WISP e delle società sportive, perché quella è la vera linfa, il sistema nervoso del sistema sportivo italiano e anche della WISP. E quindi in attesa di collegarci con un altro comitato, Elena Fiorani, che sarà il comitato di Bari, e col presidente nazionale. Ciao, ciao, ciao Veronica. Ciao, dicevo appunto Elena Fiorani, sì. Io vorrei ricordare anche tutti coloro che hanno lavorato dietro a questa diretta, oltre a noi, a regia Francesca Spanola, Aila Musa, e poi i ragazzi che si sono occupati, i ragazzi del servizio civile, perché lo sport sociale per tutti va avanti grazie anche a questo tipo di volontariato. Roberta, Giulia, Sergio, Alessandro e Eugenio, grazie, sono loro che si stanno occupando dei social. Allora Elena Fiorani, ti ringrazio per il lavoro di questa mattina e ti auguro buona domenica, grazie per quello che hai fatto e hai raccontato. E Veronica Dauria, buongiorno Bari. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Allora ciao. Veronica, tu rappresenti una delle città simbolo di Vivicittà. Non so, certo, se ci hai seguito sin dall'inizio, ma abbiamo aperto questa serie di dirette con uno degli atleti, degli azzurri più importanti che ha corso nella vostra città e ha fatto onore a Vivicittà, che è Giacomo Leone. E sì, in qualche sì, modo conosco chiudiamo. Personalmente. E infatti chiudiamo con te. Ecco, Veronica Dauria, oggi è un giorno sicuramente importante, abbiamo cercato di trovare alternative a questo Vivicittà, però Vivicittà nelle strade è tutta un'altra cosa. Che cosa avremmo respirato nelle strade di Bari oggi, Veronica, con Vivicittà? Ivano, la domanda che tu mi poni, ci poni, parlo anche a nome di tutta la WISP, comunque ci tocca il cuore. Perché? Perché oggi sarebbe stata una giornata felice, in realtà è una giornata triste. È una giornata triste perché cosa ci sarebbe stato? Le strade sarebbero state piene di gente, di bambini, di famiglie, di coloro che da sempre hanno fatto il tifo per questa storica corsa che a Bari ha rappresentato se vogliamo, lo sport per eccellenza, lo sport di base. Vivicittà oggi, oggi come lo è stato negli ultimi anni, come negli anni precedenti, sarebbe stata un grande contenitore che avrebbe visto, come lo scorso anno, come l'anno ancora precedente, lo sport village, il villaggio delle famiglie, la dog run, numerosi podisti che anche appassionati, perché noi facciamo fondamentalmente sport per tutti, gli appassionati della corsa, dei sani stili di vita, avrebbero partecipato a questo grande contenitore e purtroppo quest'anno il coronavirus, ahimè, ci ha impedito di dare sfogo a quello che è la massima rappresentazione dello sport dei cittadini a Bari. Grazie, grazie Veronica. Siamo un po' in coda e in chiusura. Io vorrei approfittarne con te per ricordare anche il lavoro
che viene fatto da tanti volontari, lo dicevamo, tanti dirigenti che volontariamente animano il territorio. Uno di questi è sicuramente Elio Di Summa, Veronica. Sì, certo, infatti sicuramente Elio ci starà seguendo, lo saluto. Anche per lui adesso, in questo momento, soprattutto in questo momento, è una giornata triste. Perché? Perché Elio comunque da sempre è stato fautore, più di 30-35 anni or sono, dello sport di inclusione, dello sport dei cittadini e dello sport soprattutto che coniugava altri elementi, che intersecava altri elementi, che allargava la platea dei suoi interlocutori, perché per lui Vivicittà non era il semplice attraversare la città per i più appassionati di sport, ma era anche fare solidarietà, fare cultura. Ricordiamo che sono stati raccolti quasi 800.000 euro in solidarietà. Chi non può, forse io sono più giovane, però sicuramente la memoria storica della WISP Bari ricorderà, però basta andare anche sulle nostre pagine Facebook per ricordare le precedenti edizioni di Vivicittà e quello che è stato fatto per la cittadinanza. Qui è stato restituito un concetto di sport molto diverso dallo sport dei podi e delle medaglie. Quindi io approfitto di questa occasione per salutare Elio, che è a casa, come lo siamo tutti, e che sicuramente avrà il cuore spezzato, perché quest'anno Vivicittà, che è un po' figlia del suo impegno in WISP, come numerose battaglie che lui ha condotto, però figlia proprio dell'amore puro e semplice dello sport senza barriere. Grazie, grazie Veronica. Rimani grazie, con noi. Grazie a voi. Rimani sì, con sì. noi. E passiamo ad un altro amico, a un'altra città importante per quanto riguarda Vivicittà, che è Pescara. Ecco, ci colleghiamo con Pescara. Vorrei che apparisse il video di Pescara ed essere sicuro che Paolo Renzetti sia collegato con noi. Ci sei, Paolo? Io ci sono, Ivano, buongiorno, mi ascoltate? Ecco, ciao Paolo, buongiorno. Ciao. Paolo, peraltro collega giornalista, buon lavoro in questi giorni, è importante la comunicazione. Grazie. Allora, Vivicittà, che cosa significa Vivicittà per una città come Pescara, dove lo sport sociale è per tutti, è diciamo la rappresentazione più viva del vivere quotidiano? Voi avete una squadra di calcio molto importante, però riuscite a coprire un orizzonte ampio. Sì, Ivano, hai detto bene, una manifestazione davvero molto importante e diciamo la manifestazione più importante per stessa missione anche delle amministrazioni comunali che ci hanno sempre supportato nell'organizzazione di questi eventi proprio per la città di Pescara, perché permette almeno per una domenica, per 24 ore, a tutti i cittadini di Pescara, a tutti gli abruzzesi, a tutti coloro che vengono a correre a Pescara da fuori regione, dalle Marche, dal Molise, dalla Puglia, dal Lazio, per partecipare proprio al Vivicittà, di poter vedere una città a misura d'uomo, una città compatibile con lo sport, con lo stare insieme e con il poter passare davvero una giornata diversa dalle altre, ma soprattutto per noi abruzzesi, per noi pescaresi, vedere per qualche ora Pescara, non soffocare nel traffico. E sembra paradossale dirlo oggi, quando nel periodo del lockdown le nostre strade sono desolatamente vuote, perché è giusto che sia così. Dicevo, vedere le strade di Pescara, della nostra riviera, del nostro mare, sgombre e senza auto, è sicuramente una cosa molto bella e permette a tutti noi di riappropriarci per qualche ora proprio della nostra città a tutto tondo. Grazie, grazie Paolo Renzetti, ti ringraziamo anche per questo collegamento, perché sappiamo che tu sei molto impegnato col tuo lavoro. Ti lasciamo grazie, al tuo lavoro a voi, di giornalista. Grazie. Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao Paolo, ciao. Allora, Veronica, stiamo per collegarci con l'altro ospite col quale abbiamo aperto questo mattina. In realtà non è un ospite, ma è il padrone di casa, chiamiamolo un po' così, che è il presidente nazionale WISP, Vincenzo Manco. E in qualche modo
chiudiamo questa nostra diretta facendo un bilancio così come l'abbiamo aperta, ovvero, come dicevo, con il nord che abbraccia il sud, abbiamo aperto con Brescia e con Giacomo Leone Bari, e la chiudiamo, proviamo a chiuderla nella stessa maniera. Presidente nazionale WISP Vincenzo Manco, non so se è collegato con noi. Ci sei, Vincenzo? Ci sono. Ciao Ivano, ciao, e ciao a tutti. Ciao. Che sei stato. Ciao Veronica, ciao caro. Salutami Elio tantissimo. Certo, sicuramente. Anzi, lo ci faccio sta attraverso seguendo. Te. Esatto, ci sta seguendo. Sicuramente. Siamo così seguendo, come tutti i comitati che hanno partecipato. Siamo in chiusura maratona di questa lunga diretta e vorremmo un po' tirare le fila. Allora, per quanto riguarda Veronica, abbiamo aperto col nord e col sud, chiudiamo con un comitato del territorio e col presidente nazionale. Ecco, Veronica, quanto è importante la tenuta del movimento e dello sport di base in questo momento nel nostro paese? Allora, in questo momento, Ivano, io ritengo che il lavoro che noi, enti di promozione sportiva, quindi che noi della WISP dobbiamo fare, è quello di stare sul pezzo, vale a dire continuare l'attività di sensibilizzazione della cittadinanza ai sani stili di vita, che è quello, stili di vita attivi. Emergenza coronavirus, d'accordo. Noi, anche aderendo alla vostra iniziativa, stiamo cercando di fare anche, di assistere le associazioni sportive. Assisterle in che senso? Far sì che loro non perdano la speranza, così come tutti gli sportivi che magari non appartengono ad alcun sodalizio, deve continuare l'attività di sensibilizzazione, la valorizzazione del ruolo e della funzione dello sport come funzione di prevenzione alle malattie, quindi, come ho detto poc'anzi, sani stili di vita, ma anche come importante veicolo e strumento di coesione sociale, inclusione e superamento delle diversità. Questo è il ruolo, è l'attività che tutti i comitati, perché io registro anche dai comitati, dagli altri comitati, che tutti i comitati dobbiamo continuare a fare, non perdere di vista l'obiettivo. Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP. L'WISP in questi giorni sta prendendo questo allarme e lo sta trasferendo sui tavoli istituzionali. Di che cosa c'è bisogno, Vincenzo Manco? Intanto fammi appunto approfittare per ringraziare tutta la WISP, a cominciare da te, dalla comunicazione, dal nostro settore, con tutti i tuoi collaboratori e le collaboratrici, e insomma, le ringrazio davvero, davvero tanto, tutti i comitati territoriali che hanno partecipato a questa maratona, ma anche coloro che non l'hanno fatto, perché per ovvi motivi di tempo e diciamo anche di comunicazione, non hanno avuto questa opportunità, ma li abbraccio e, come dire, li saluto davvero tutti, perché è come se ci fossero stati. Tutti volontari, ho ascoltato, non tutta la diretta che abbiamo fatto Facebook, ma una buona parte, perché poi sono stato anche impegnato, diciamo, in altre interviste, in altre situazioni. Però io credo che la WISP oggi, con questa iniziativa, abbia dato intanto un segnale al Paese. Un modo, in tempi di ristrettezze di spazio, di distanziamento sociale, come lo hanno definito, la WISP, approfittando dell'occasione del Vivi Città, che fisicamente nei luoghi appunto in cui siamo abituati a tenerla non si è potuto fare, invece abbiamo ancora dato un segnale che noi l'Italia la vogliamo tenere unita. E questo è il primo segnale. Come lo abbiamo fatto? Io credo che ciò che ci è arrivato da Brescia, quindi da Viviana, da Chiara e Camilla, sia di fatto la chiave del Vivi Città 2020 della WISP. Un segnale di speranza. Abbiamo consegnato, attraverso, diciamo, la ricostruzione di quello che è stato la storia, l'impegno politico e culturale di Gianni Rodari, dello scrittore, del pedagogista, che ha incrociato la WISP in diverse occasioni. Lo abbiamo anche detto in una pubblicazione questo anno, per caratterizzare la figura appunto di Rodari, che ha appunto avuto rapporti con la WISP.
lo abbiamo consegnato da Brescia, un luogo di grande sofferenza, uno dei luoghi simbolo della sofferenza di questa emergenza sanitaria da coronavirus, lo abbiamo dato a delle bambine, l'interpretazione del Vivicittà, la storia del 1983, come ricordava Franco Fava, quindi da quella premessa, consegnato alle bambine, e lo abbiamo fatto attraverso un collegamento con il territorio, i cui presidenti ci hanno parlato di associazionismo sportivo dilettantistico di base. Questo è un mondo in grande sofferenza oggi, come tutti i comparti del paese, ma mi permetto di dire che a differenza di alcuni comparti del paese, per restare in quello sportivo, dello sport professionistico, alla fine dell'emergenza, nella cosiddetta ripartenza, nell'allentamento magari del distanziamento sociale che ci sarà, addirittura il sistema sportivo, il calcio professionistico parla e spinge perché ciò possa accadere dal 4 maggio in poi, bene, questi presidi di prossimità, queste sono le associazioni sportive del territorio, presidi di prossimità, opportunità di pratica democratica, coesione sociale, capitale umano e capitale sociale, tutta questa diciamo entità che promuove il paese è in grande sofferenza, non avrà sponsor, non avrà sostegno, a differenza dello sport professionistico. Quindi io credo che noi dobbiamo assumere dal territorio, dai livelli regionali e come stiamo facendo sul livello nazionale, una costante pressione, una costante negoziazione con i vari livelli istituzionali perché gli stessi abbiano lo sguardo lungo. Il tema non è soltanto il sostegno di misure che pur sono arrivate, che pur ci sono e quindi lo riconosciamo, lo abbiamo fatto fin dall'inizio come WISP, sia per quanto riguarda il sostegno attraverso il microcredito alle associazioni sportive e agli organismi sportivi, sia per quanto riguarda l'intervento, benché parziale, lo abbiamo detto, nel riconoscimento della precarietà del lavoro sportivo dei nostri collaboratori sportivi e quant'altro, noi dobbiamo continuare a tenere questa pressione perché il governo, le regioni e gli enti locali devono avere lo sguardo lungo. L'emergenza sanitaria, sperando che possa finire quanto prima o che ci siano le condizioni per poterci convivere, l'emergenza sociale avrà invece tempi lunghi. Bene, e le stesse istituzioni, la politica deve avere lo sguardo lungo, quindi prevedere sostegno diluito nel tempo. Non finirà col primo di settembre, non finirà con il primo gennaio del 2021, al netto del coronavirus, al netto di un eventuale, sperando che arrivi quanto prima, vaccino che possa mettere in sicurezza noi, le persone di questo paese e del mondo, dal punto di vista sanitario. Quindi su questo noi terremo il punto e lo terremo tenendo sempre al centro le nostre associazioni sportive, i collaboratori sportivi, i nostri volontari, i nostri dirigenti in tutto il territorio nazionale, i nostri comitati territoriali e i livelli regionali. Grazie, grazie Vincenzo Manco. E possiamo aggiungere qualche parola, Vincenzo Manco, sulle attività WISP che in questo momento sono ferme. Che cosa prevediamo, che cosa pensiamo avvenga in osservanza ovviamente alle disposizioni e che cosa pensiamo possa avvenire poi della edizione di Vivicittà non virtuale, come abbiamo fatto stamattina, ma effettiva. Puoi anticiparci qualcosa? Tanto mostro anch'io una maglietta, ho visto che l'hanno fatto gli altri, a proposito, questa è una maglia tecnica, a proposito delle nostre attività, che mi è stata donata in una edizione di qualche tempo fa, da Tommaso Bisio, in un'iniziativa che avevamo fatto appunto a Genova, è una delle città in cui tra l'altro il Vivicittà si corre anche nei penitenziari, quindi ecco con questa, diciamo, simbolo della maglia tecnica, volevo salutare Tommaso Bisio che ho visto che anche oggi giustamente è stato ospite di questa maratona in quanto responsabile nazionale del settore attività atletica leggera. Beh, noi abbiamo avuto una videoconferenza come si sta facendo da qualche tempo a questa parte con tutti i nostri responsabili dei settori di attività, perché è evidente che come sempre abbiamo fatto, noi vogliamo assumere delle decisioni sempre in modo partecipato, quindi coinvolgendo tutti coloro che hanno delle responsabilità all'interno della WISP. Quindi abbiamo
mobilitato anche i responsabili delle politiche nazionali per cercare di ragionare insieme a loro in che modo ecco, poter costruire un'ipotesi di ripartenza, quindi non solo se dovesse arrivare appunto dal 4 maggio, ma anche come immaginare, così come stiamo facendo per il Vivi Città, in che modo alcune iniziative che oggi sono state sospese possono magari avere una loro realizzazione in un altro periodo dell'anno, laddove questo chiaramente sia possibile, oppure assumendoci la responsabilità che invece alcune campionati nazionali, rassegne nazionali, così come abbiamo fatto con una recente comunicazione fino al 31 maggio, non si potranno più tenere con tutta la responsabilità del caso. Beh, io credo che questa possa essere l'occasione per la WISP, che è sempre stata da tempo immemore avanguardia culturale rispetto a quello che lo sport di base può rappresentare. Il Vivi Città ne è un esempio. Il Vivi Città ha di fatto come dire, smontato i cliché di un evento nazionale. Lo ricordava Franco Fava, l'ho ascoltato con grande attenzione, anzi ne approfitto per dire che la sua proposta noi la dobbiamo fare nostra, e quindi capire come anche nel rapporto con la FIDA, con la Federazione Italiana Atletica Leggera, con il suo presidente Alfio Giomi, con il quale io, noi, la WISP, e con il segretario generale Fabio Pagliara abbiamo un ottimo rapporto costruito nel tempo, come quella proposta di Franco Fava possa realizzarsi. E, è una grande occasione per la WISP, appunto, avanguardia culturale, di ragionare sul quello che può essere una nostra riflessione teorica e poi anche pratica in termini di formazione, in termini di proposta sportiva, di proposta associativa, come all'interno delle stesse discipline, che forse anche dal primo di settembre continueranno ad avere limiti non solo di distanziamento sociale ma anche di ripresa di alcune attività, beh, penso che calcio, ginnastica, basket, pallavolo, poi se io dovessi essere smentito sarei molto contento, non avranno le condizioni per poter, diciamo, immaginare partite, tornei o campionati classicamente intesi. Quindi con quel numero di persone presenti all'interno di una palestra, quel numero di persone presenti all'interno dei campi di gioco, quel numero di persone presenti all'interno anche degli stessi spazi pubblici. Allora diventa l'occasione per la WISP per capire come questo distanziamento sociale possa diventare, ancora una volta la dico così, per la WISP, un distanziamento culturale da quello che è il sistema sportivo italiano classico, delle federazioni sportive che legittimamente svolgono il proprio ruolo, del CONI che altrettanto legittimamente svolgerà il proprio ruolo sul sistema olimpico, ma soprattutto invece di quello che dovranno essere le nostre associazioni sportive di base, che hanno bisogno, come abbiamo fatto noi oggi con le bambine, che lo hanno espresso benissimo, Camilla e Chiara, di creatività. Noi dobbiamo mettere mano alla nostra creatività, distanziarci il più possibile da quello che è il sistema sportivo italiano. Lo possiamo fare intervenendo sulle regole, sui regolamenti tecnici, non inventandoci la luna, ma come nel tempo è accaduto, nella nostra storia è accaduto, questa può diventare e deve, secondo me, diventare una grande opportunità. A me è piaciuto molto perché questo approccio è arrivato dagli stessi responsabili dei settori di attività nazionale. Allora, in questi giorni già lo stiamo facendo, ma da domani ancora di più saremo chiamati, al netto di quello che arriverà appunto come norme da dover rispettare responsabilmente, come abbiamo fatto fino ad oggi, dal governo e dalla task force che oggi è stata, appunto, si è insediata e che prima invece c'era sul piano tecnico-scientifico, seguendo quelle norme noi abbiamo, ecco, comunque bisogno di ripartire e di ripensare. Nella ripartenza c'è un tema, c'è un grande impatto, che è l'impatto economico. Nel restringimento degli spazi in cui sarà possibile fare quell'attività, la sostenibilità economica probabilmente non ce l'avremo. Allora torno, e concludo anche questa seconda parte del mio intervento, dicendo e ricordando alle istituzioni pubbliche che lo sguardo deve essere lungo. Noi ce l'abbiamo lo sguardo lungo, le nostre associazioni sportive, i nostri volontari, i nostri dirigenti dei comitati ce l'hanno. Siamo sportivi e quindi ce l'abbiamo, diciamo, come per DNA,
lo devono avere anche le istituzioni, perché quella ripresa, per quanto lenta, per quanto parziale, non avrà sostenibilità economica, ma avrà una grande funzione sociale, che è quella che svolge l'associazionismo sportivo di base, lo sport per tutti, quello che la WISP rappresenta. E quindi va sostenuto, perché quello sarà uno dei tanti modi per garantire la coesione sociale in una fase in cui la disgregazione dei legami sociali e le ricadute economico-sociali saranno pesanti, e la WISP sarà invece sempre in campo, nella prossimità appunto delle proprie società sportive e dei propri comitati territoriali. Creatività e sguardo lungo, e intanto va avanti la campagna nazionale WISP, la palestra è la nostra casa. Grazie a centinaia di operatori, insegnanti WISP. Grazie al presidente nazionale WISP, Vincenzo Manco, anche per quest'ultima fatica. Lo ringraziamo per averci anche riassunto i temi politici che non vanno mai persi di vista in fasi difficili come questo. Come questa. Un'ultima battuta per chiudere, poi passiamo ai saluti con Elena Fiorani e Veronica D'Auria. Presidente WISP Bari, un'ultima battuta da parte tua, anche perché sport per tutti e territorio non basta dirlo. Per la WISP significa passare dal dire al fare. Sì, Veronica, una battuta di chiusura. Sì, Ivano. Allora, non basta dire sport per tutti e territorio. Che cosa significa sport per tutti e territorio? Il territorio deve essere, per territorio noi intendiamo, no, un'entità dal punto di vista geografico e dal punto di vista proprio sociale. Quindi lo sport per tutti, dobbiamo fare in modo che non vengano estirpate le radici che con tanto sacrificio dal tessuto e quindi per l'appunto dal territorio sociale sono state piantate, e soprattutto questa emergenza rischia anche, e qui mi ricollego brevemente al discorso di Vincenzo Manco, di perdere, di vanificare l'attività di valorizzazione del territorio sportivo, in questo senso che noi come ente di promozione sportiva abbiamo portato avanti. Quindi dobbiamo evitare che all'interno di questo territorio si giunga, per utilizzare una frase ormai ricorrente, ad un distanziamento che rischi di farci perdere di vista, insomma. Grazie Veronica. Grazie a voi. Ti ringraziamo, e stiamo vedendo i numeri di coloro che da stamattina ci hanno seguito e che ci stanno seguendo anche ora. Sono numeri davvero grossi, migliaia, decine di migliaia di persone. Quindi grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie a chi ha condiviso questa nostra diretta, ai tanti comitati, ai tanti amici della rete di comunicazione nazionale WISP, siete stati e siete davvero tanti. Grazie Veronica D'Auria, WISP Bari, ciao. Buon lavoro. Ciao, grazie, grazie a voi. Ciao. Grazie, ciao a al tutti. Presidente nazionale WISP. Ciao Presidente. Ciao Ivano, grazie. Grazie a tutti voi. Rientriamo con Elena Fiorani per i saluti e per congedarci da tutti quanti voi. Dicevo, numeri davvero grossi per... non abbiamo mai raggiunto. Ecco, vedo Elena, chiedo anche a Francesca Spanò se riesce a entrare in video. Francesca Spanò da questa mattina ci ha seguito e ci continua a seguire in regia. Chi lavora in regia è un po' come chi lavora nel mondo del volontariato sportivo, rimane un passo indietro, non si vede, ma senza questo lavoro nulla sarebbe stato possibile oggi. Spero che questa nostra trasmissione possa essere arrivata nelle vostre case. Ecco Francesca, aspettavamo te, Francesca Spanò, per ringraziarti in video. Mi pare sia andato tutto davvero bene, grazie a tutta la squadra. Tante persone sono dietro a questa diretta, una dozzina di persone che abbiamo ricordato man mano, non vorrei farlo ora. Grazie a Elena Fiorani. Ecco, vorrei chiudere con
con un saluto rapido, come nel suo stile peraltro, di Elena e di Francesca. Vai Elena. Vado io allora. Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato con noi per riuscire a mettere in piedi questa diretta, che è stata molto complicata, eravamo molto spaventati, ma mi pare che sia stato un buon lavoro e spero che tutti si siano sentiti parte di questo evento. Commentavamo prima con Francesca che avevamo già raggiunto quasi 20.000 persone, quindi possiamo, penso, essere soddisfatti di questa mattinata. Grazie. Francesca Spanò, caricheremo questo video appena terminata la nostra diretta, quindi chi vorrà potrà continuare a vederlo. Esatto. Abbiamo visto che prima hai in qualche modo scansato, immaginiamo hai scansato Marco, che comunque ringraziamo per questo apporto che ci ha dato. Grazie Marco, grazie Francesca, a te per la chiusura e i saluti. Grazie a tutti, grazie a chi ha collaborato per la riuscita di questa grande diretta, un grande progetto che è riuscito molto molto bene, grandi numeri, grazie a chi ha partecipato, quindi grazie agli ospiti, e è stato molto bello. Vivicittà non si è fermata, ha continuato la sua corsa in tutta Italia e comunque ha emozionato anche oggi. Allora, ciao a tutti, a presto, risentirci e rivederci sulle strade di tutta Italia. Rimanete collegati col sistema di comunicazione nazionale, ma anche regionale e territoriale dell'UISP. Ciao a tutti.